Buonasera Lamia Conera, 2 marzo 2022, la Juventus stasera affronta una partita importantissima perché la semifinale di Coppa Italia, l'andata al Franchi di Firenze, qui per ora c'è solamente un toscano in live, che però Firenze non è Allegri. Non l'ami. E non è Allegri e Firenze non l'ami tantissimo. Ma è una bella che città, ma... tra... No. Non ci sono stato così tante volte più che un turista, ecco, io sono toscano di mare, ora e vivo a Siena adesso, quindi più che altro con Pisa, Siena, Viareggio, ho fatto un altro giro tutto tranne che Firenze. Ma hai un rapporto migliore con Livorno o con Firenze? Questa è la domanda chiave. È dura. Tu sei pisano. È dura. Molto questa dura. Questa è dura. Non rispondi, va bene. No. Allora, oggi più che mai si tifa Dusan, dice Antonino, se segna Dusan impazzisco, è troppo forte in Dusan, raga, frappa 23, cioè ha proprio un tocco diverso, come Dybala, questi giocatori si vedono, ciao direttore, ciao ragazzi, ciao a te Maurizio. Allora, sono le 20:36, chiaramente noi aspettiamo anche altri, non è che ci rimaniamo in due, no, tra poco arriva Angelo, arriva Dula... faremo un'ampia maratona. Siamo nel pre-partita di Fiorentina-Juventus. Vi avviso che al Franchi stasera c'è una particolarità, perché all'ingresso dello stadio hanno distribuito 10.000 fischietti per fischiare Dusan Vlahovic. Quindi è una cosa che fa folklore. Cioè, però secondo te, no Matteo, conoscendo anche questo tipo di atleti che secondo me quando vengono fischiati si gasano, ma conviene fare ste robe qui? Ma proprio dal punto di vista del tifoso della Fiorentina, no? Cioè, ma perché? Perché? Basta, sai che io inizialmente sono rimasto un po' allibito, poi però ripensandoci, ma è una cosa divertente, dai, ma chi se ne frega? Io non vedo l'ora di sentire l'effetto sonoro che faranno. Sì. Cazzi, voglio dire. Addirittura io mi ricordo che la stessa iniziativa venne fatta per il ritorno di Salah, non ricordo, giusto. Con che squadra, forse con la Roma, era Roma con la Roma, credo con la Roma, certo, con le assist di Salah. No, ma infatti queste cose qui solitamente hanno l'effetto contrario, cioè anche Higuaín Napoli, no? Higuaín al San Paolo la buttava sempre dentro. Cioè ste cose qui non funzionano, cioè, anche per loro non funzionano mai ste cose. Non funzionano mai, quindi non capisco. Vabbè, loro propongono i fischietti. Noi abbiamo la tromba, le invece vuvuzela. Che lo applaude. Abbiamo le vuvuzela, esatto. Allora, c'è Simone Lazzari? No, ancora no, magari entra più tardi, ma ancora no. Buonasera, terzino bloccato. Peggio per loro, dice James Ford, è come stuzzicare una bestia. Esatto. Tu stuzzichi una bestia, non si fa. Lombardo, come al solito, avendo la sveglia alle 5, ma soprattutto non piacendomi la merda, vado a nanna. Buonanotte a voi che rimanete svegli per guardare il circo. Ma no, sarà una bella partita invece. Sbagli, Lombardo, sbagli, te lo dico io. Sarà una bella partita, anche perché ieri abbiamo visto il derby tra Milan e Inter insieme. Lì ci siamo annoiati parecchio. Mamma stasera mia, non ci annoieremo. Va bene, se la buttano sul razzismo Dusan ne fa tre ed esulta denudandosi, ottimo. C'è Dula. Direttore, oggi vedo Vlahovic in vestiario, CR7 contro l'Atletico. Intanto c'è Dula, ciao Dula, ciao Dula. Abbiamo cliccato contemporaneamente aggiungere lo stream. Ecco, fate lo che dicevo. È colpa nostra. Abbiamo ciao, cliccato Dula, insieme. Esatto. Come stai Dula? Ma sì, tutto bene. Speriamo di non dover smadonnare. Già passo la giornata a bestemmiare in generale, se devo anche la sera magari no. No, peggio la partita peggio di ieri non può essere, almeno no, da quel punto di vista speriamo di no, dai. Speriamo di divertirci un attimo. Tu come la pensi su questi 10.000 fischietti distribuiti al Franchi per fischiare Vlahovic? Ste cose solitamente non caricano chi deve essere sì. Il bersaglio poi? Beh, ricordiamoci, non è lo stesso caso nel senso i fischietti, ma ricordiamoci Higuaín con noi quando siamo andati a Napoli, che le purghe sono sempre arrivate, non avevano i fischietti, però magari appunto il fischietto un incentivo. Avevano scritto morte, però. Sì, esatto, sì. Avevano altra goliardia, però. Sì, la classica goliardia napoletana. Noi chiaramente, come ogni live, salutiamo i nostri amici napoletani, augurandoli un buono spettacolo, una bella partita. La salutiamo Laudante, Salutiamo assolutamente Antonio Laudante. Tanto la Fiorentina ha eliminato il Napoli nei quarti di Coppa Italia, una partita abbastanza rocambolesca. Prima che Vlahovic, se non sbaglio, andasse, o prima o dopo.
prima che andasse alla Juventus Vlahovic, credo, però non vorrei sbagliare. Sì, aveva anche segnato, mi sembra. Sei sicuro? Sì, non lo so, ne aveva fatti 5, allora, tipo. Aspetta, no, allora, Napoli-Fiorentina Coppa Italia. Credo di vediamo sia. Un attimo. Allora, 2-5, sì. Vlahovic 1-0, Mertens 1-1, Biraghi 2-1, Petagna 2-2, poi Venuti, Piontek e Malè. Partita incredibile. Comunque Vlahovic segnò. Esattamente, quindi avete una buonissima memoria, avete una buonissima memoria. Allora, tra poco leggiamo le formazioni. Pensate che sarà 3-5-2 anche in fase difensiva, che da qui tra poco ne parliamo. Aspettiamo che entrino sia gli altri della chat, sia gli altri per dire la formazione. Tanto mancano 20 minuti circa. Ciao ragazzi, okay, buonasera. Ciao Manuel. Ma quanto fa schifo Striscia la Notizia, ragazzi. Ma è una roba devastante, eh. Pensa che esiste ancora. Pensa. Non finirà mai Striscia la Notizia. Tra 40 anni. No, ma io ogni tanto... No, io ogni tanto, a proposito di Striscia Notizia, ogni tanto vado su YouTube e c'è sto video di Striscia Notizia, è una puntata del gennaio del 98, una roba così. Che dura 20 prendere... secondi e poi... Sì, quella lì. Sì, quella che Greggio si incazza e fa, no, c'è stata troppa pubblicità, non era prevista, la puntata è finita qua, ciao. Prende e se ne va. Invece adesso ne fanno ancora di più, se non sbaglio. Sì, sì, non dura più mezz'ora, dura tipo un'ora. Esatto. Allora, commisso alla stessa classe di Tony Soprano quando faceva i barbecue, ci dice Frado, questa è una bellissima citazione. Frappa, ci vediamo nel post, va bene, Frappa. Diamo il benvenuto a Francesco il Gladiatore su Live Bianconera. Grazie mille per il tuo follow. Forza Juve, dice Mattia. Forza Juve, dice Francesco, appunto. Benvenuto, Francesco. Francesco il Gladiatore è un nome... È un nome che non mi è nuovo, magari è un caso. No, non penso sia un mio amico, però è il nome. Allora, Francesco, conosci Matteo Pinelli di Siena per caso? Sei mai stato in reparto? No, speriamo di no. C'è un mio amico di Viareggio che si chiama Francesco e sui giochi online si chiama il Gladiatore, però non penso sia lui. Okay. Abbiamo una sabbia. Saranno Enni. Attenzione! Rinnova il suo abbonamento alla Bianconera e fa 8 mesi con noi. Grazie mille. E poi c'è il festeggiamento di un anno. Marco! Un anno con la Bianconera, dice festeggiamo un anno di abbonamento, viva la Bianconera, grazie mille. Tra l'altro Dallas stanotte ci ha appiallato per l'ennesima strano. E abbiamo rischiato anche di buttarla via. Abbiamo rischiato di buttarla via stanotte di bestia. Meno male che... Cioè, mi spiace per i Lakers, che a me stanno... Ma LeBron se ne va da Los Angeles? Matteo, resto se ne va? Ma dove va? Ancora. Torna a Cleveland per la terza, per la seconda volta. Ma c'ha 40 anni, ma stia lì. No. Cioè, ormai è finito, quasi finito. Allora, Tommaso Fram, fermi. Benvenuto Tommaso Fran alla Bianconera, grazie mille per il tuo follow. Scrive Allegri che rischia un giovane strano, come se Cassano dice qualcosa di bello sulla Juve. Molto bello questo paragone. Il maestro, dice James Ford, dai Dujan, meglio se ne vada, dai, parla di LeBron. Marco, benvenuto a Real Meet 1986, grazie mille per il tuo follow. Dicono va via Westbrook. LeBron come Cristiano Ronaldo, basta, dai. È come Cristiano Ronaldo, quindi lo vuoi... Ma tu da tifoso... No, ma Pinelli è frizzato in questo momento. Lo vedo con lo sguardo glaciale inquietante. Sì, sei frizzato. È completamente frizzato. Aia. Intanto ti sentiamo malissimo e ti vediamo bloccato, Pinelli. Ti vediamo bloccato. Dai, puoi sconnetterti e riconnetterti. Intanto ciao Paola, ciao ragazzi, ciao Paola. Su Striscia Notizia c'è l'imitazione di Pirlo. Non so se vi interessa. Certo. Cioè io ho il muto, ma non sto sentendo. È il peggior momento di Striscia, penso. Scusa, di ma è un ologramma? No, è face up. Ma perché l'imitazione di Pirlo? Non l'ho mai capito. L'ho visto anche l'altra volta quando abbiamo visto la Juve Sassuolo di Coppa Italia. Stesso momento imbarazzante. E mi chiedevo entro quando Pirlo li querelerà. Perché sembra veramente vero. Adesso c'è anche la schermata in basso a destra con Marcello Lippi, vabbè. Direttore, quando lo scongelano... Più importante
Vero, vero, giusto. Non lo so, Frad, è un mistero, non lo so. Allora, ciao Paolo, abbiamo detto, veramente orribile, ci dice, peggio, almeno CR7 non fa da GM, dice Alessigno, poi realmente Dybala, buon giocatore, ma spero non glielo rinnovino il contratto, però ci sarà tempo e modo di parlarne. Allora, se volete sapere la mia, secondo me Dybala non glielo rinnovinano il contratto, perché ormai la situazione è abbastanza delineata. Poi se Dybala vorrà rinnovare a cifra ribasso, siamo tutti contenti e fa anche onore a Paulino. Chiaramente se una delle due parti si rimangia una parola data, secondo me è simbolo di una tregua che non ci sarà mai e quindi andrà a sud la trattativa. Ma io non sono informato, io non voglio passare come insider perché non lo sono assolutamente. Velocemente vi siete fatti un'idea dura. Secondo te rinnova? Allora, io... è stato un travaglio allucinante. Il mio pensiero è: ho tanta paura che non rinnovi, però spero, perché non possiamo perdere uno così a zero. Cioè, per me possono anche rinnovarlo e poi venderlo, se proprio, però perdere uno così a zero, al di là che piaccia o meno per qualità tecniche e tutto quanto, a me piace. Però uno così perderlo a zero. Però ho tanta paura, viste le ultime, che alla fine non rinnovi. Cioè, più passano i giorni, peggio è, secondo me. Anche perché ormai siamo a marzo, ragazzi. È già tardi. È già tardi. No, ma ti faccio la domanda opposta, Matteo. Ma a un giocatore che ha la tendenza a farsi male, poi i motivi non li so io. Magari si allena male, magari lo preparano male, non lo so. Glielo rinnoveresti il contratto a cifre molto importanti, sincero? Dipende che intendi per cifre molto importanti. Quelle sono le cifre, 8 più 2 sono le cifre. Io lo rinnoverei. Lo rinnoveresti? Perché secondo me non arriverebbe mai un giocatore più forte di lui alle stesse cifre. Cioè ogni giocatore... Ormai è totalmente sdoganato il nome di Zaniolo, eh? È totalmente sdoganato. Non lo farei mai il cambio io, Dybala Zaniolo. Mai. Va bene. Chat, fareste lo swap Dybala Zaniolo? Così, giusto per passare questi 10 minuti che ci separano dalla partita. Sarebbe da fare Bernardeschi Zaniolo. Quello lo farei. Quello sì. Intanto Dusan ha tirato un missile, credo, nell'incrocio, nel riscaldamento. Appena hanno inquadrato Mendes, ha tirato una sassata col destro. E non si è fatto male. E non si è stranamente si è fatto male. Tra l'altro Vlahovic è alla partita titolare la sesta settima di fila, ragazzi, gioca ogni due giorni, sì. Iniziamo anche a considerare questo, però secondo me questa era la partita, secondo me, che doveva giocare. Con lo Spezia puoi permetterti anche di fare Ken Morata, poi magari lo fai subentrare. Tra l'altro Juve Spezia lo facciamo in diretta con Maratona, ricordiamo anche questo, però questa secondo me Dusan la deve giocare per forza, cioè noi siamo qui solo per vedere la reazione di Fusia Fiorentina ad un eventuale gol di Vlahovic, deve giocare per forza. Allora, leggiamo la chat. No, sullo scambio. Zaniolo è un decimo di Dybala, come minimo ti chiede 4-5 milioni, secondo me anche di più, 6, secondo me sui 6-7. A sto punto ne do 8 a Dybala, buttano 7 per o 6 per Rabiot Bonucci, Bea dice no. Bernardeschi non gioca neanche al Cagliari. Buonasera ragazzi, è qui che si parla male di Adrien. Vediamo quello che combina. Penso vero, sì. Dula. Dybala e Zaniolo. Sì, gigantesco Dybala e Zaniolo in, assolutamente no. Piero Sal. Ma che brutta la felpa quella d'allenamento. Assolutamente sì, dice Real Meet, incisivo in solo una partita col Barça in Champions, desaparecito. Non è proprio così, però dai, Real pure col Tottenham, pure diverse partite quest'anno è stato decisivo. Intanto c'è una sub e noi ringraziamo subito. Here comes the money. Mattia, rinnova il suo abbonamento con la Bianconera, fa 9 mesi con noi e ci dice nel messaggio: io con Zaniolo mi gaso. E noi ci gasiamo con la tua sub. Grazie mille per il tuo abbonamento. Massimo, poi sono gusti. Allora, non gufate, Dybala tutta la vita. La felpa è la brutta copia di Missoni? Non ho idea. Missoni. Ma esiste ancora il marchio Missoni? Esiste ancora? Esiste, no, io non ne sapevo l'esistenza. No, invece esiste, perché c'è una famosa battuta di un film degli anni 70 di piedi Alvaro Vitali, lui faceva ma questo è un Missoni, e l'altro rispondeva mai coglioni, era così, era molto bella questa battuta, va bene, ok. Anche Ken con Zaniolo si gasa, dice Andrea. È vero, loro in nazionale erano quelli che fecero il ritardo, la reunion Ken Zaniolo, non ci avevo pensato. Ale. Underrated. Ale. Però scusate, ma la Juventus di Bad Boys non vi esalta?
Ma questi non sono bad boys, questi sono due coglioni, scusa. No! Secondo me sì. Più che altro alla Juve non durerebbero i bad boys. Non durano, non c'è proprio come chimica all'altro di squadra, non è possibile averne di bad boys. Ciao Angelo! Ciao, buonasera a tutti. Angelo, hai preparato le sigarette? Non ancora, strada facendo. Ah, ok. Allora, De Ligt vice capitano, Godel, il capitano sarà De Ligt, Pinelli mi ha steso, c'è una risata isterica di originaria, Pinelli mi ha steso, va bene. Bravo Pinelli, due bimbi minchia. Vabbè, ma adesso Pinelli fa il boomer, scusami, fai lo Juventino tristellato, basta, ragazze, che foto coi cani, foto coi gatti, non si può, un ritardo non si può fare, che cos'è sta cosa? No, ma per me possono ritardare, non mi stanno su coglioni quelli che ritardano, però proprio secondo me non sono dei caratteri vincenti e completamente concentrati sul calcio. Ecco, per me Dybala invece è uno che è concentrato sul calcio con la sfortuna di farsi male, non è, cioè, se viene accusato di poco professionismo Dybala, Eva Zaniolo non lo posso dire su Twitch cosa gli fanno i tifosi. Ma è possibile che devono arrivare sti messaggi? Che lo istigate? Ma io mi dissocio assolutamente. Antonio, ma voleva... No, ma è un errore. Voleva dire questo cannolo, penso, da Palermo. Questo cannolo... Esatto. Con la cassata. Giusto. Giusto per non cadere nei luoghi comuni. Esattamente. Sì. Ma non è un luogo comune, dai. Questa è cultura... Culinaria di questo paese, esatto. Intanto il suo nick Machiavelli era uno stronzo. Sì, volevo scrivere qualcosa contro Firenze riferendomi a Dante e Beatrice, però avrei violato le regole di Twitch, quindi mi sono mantenuto un po' più sul vago. Machiavelli è tutto quello che odio nella cultura italiana, diciamo. Che è molto machiavellica, la politica italiana è molto machiavellica. Se ci pensate, il fine giustifica i mezzi, sembra una frase detta da Allegri, voglio dire, quindi il principe è una delle opere peggiori dal punto di vista proprio della cultura civile di un paese, per quanto mi riguarda. Salutiamo tutti i letterati e tutti gli esperti di Machiavelli presenti in chat, Agnelli e machiavellismo puro, va bene, ragazzi, non trascendiamo ora. Va bene, chiedo se siete pronti con le formazioni, perché oggi posso anche sorprendervi. Io ce le ho. Mi interessa in questo momento, partiamo con la squadra di casa, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sei pronto con la Fiorentina? Sì, quando vuoi. Prego. Terracciano, Odrio Zola, Milenkovic, Igor Biraghi, Castrovilli, Torreira, Bonaventura, Nicone, Piontek, Saponara. Perfetto, quindi questa è la Fiorentina, questa è cultura, ragazzi, questa è I Pompieri, film... Ah, e come al solito ricordiamo Shagalaga, Aga, Ulma. Esatto. Va. Perfetto, mitica colonna sonora. Ma adesso siamo pronti con quella della Juventus, perché qua sei pronto, Angelo? Sì, ci siamo. Vai, formazione della Juventus, la legge Angelo Mino, prego. 4-3-3. Perin, De Sciglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini, Arthur, Locatelli, Rabiot, Ken, Vlahovic, Hacke. Grande, questa è una grande cosa. Quindi questa è un'allegrata. Chiedo a tutti voi della chat, sì, e anche sì, amici della chat. È una mandracata, più che altro, per rimanere in tema. Una mandracata. Dico, parlavamo ieri, no? Commentavamo ieri questo 3-5-2 spurio, ma di fatto è un 4-3-3, abbastanza semplice anche da declinare. Però la riportano tutti come 3-5-2 gli esperti. Guarda, io l'ho letta su Google e Google la riporta come un 4-3-3, quindi mi sembra anche la formazione più logica. Non so che ne pensate. Ma vediamo meglio se nella grafica tra poco come la si capirà subito, perché non possono, cioè se giocano sia De Sciglio che Pellegrini a sinistra è a 3. Se De Sciglio a destra è automaticamente a 4.
Rispondete, facciamo rispondere questa domanda a Dula. Secondo voi difenderemo 3-5-2 come la che è quinto a destra o il Presa giù un 4-4-2 con De Sciglio terzino destro e Danilo centrale di sinistra? Aspetta un attimo che devo capire. Aspetta, perché troppe cose, perché oh signore, ma secondo me non lo so. Allora, io a che non lo conosco bene, quindi non so se può fare il quinto a destra. Quindi spero che sia 4-4-2 in difesa, come dice qua, con De Sciglio e Danilo centrale, almeno in difesa, perché poi non lo so, magari a chi è bravissimo nel fare entrambe le fasi, non ne ho idea, però così sulla carta, cioè. Poi comunque una partita contro la Fiorentina dove loro come al solito magnoleranno, non lo so. Intanto buonasera Matteo Saverio Cacciola, buonasera Matteo Saverio. Ciao ragazzi. Ciao Dula, com'è? Bene. Non è ammissibile che si vada avanti. Siete pronti? La bianconera sarà espansa. Raga, si sarà espansa 26 membri, e poi che resti 5 coglioni in live. Va bene, no, però 5 i 5 fondatori, tra l'altro. Siamo tutti fondatori. Siamo tutti calcio. Qua è calcio anche qua. È una live calcio proprio. Allora, ci dicono, possiamo parlare un attimo di Ake? Lui gioca principalmente come esterno sinistro, mentre Ken al Paris Saint-Germain giocava esterno destro con ottimi risultati. E Mago Max ha messo Ake a fare il quinto di destra e Ken a sinistra. Pareri? Chi vuole rispondere? È mandracata però, ragazzi. Cioè, secondo me non bisogna nemmeno prendersela. È la mandracata di Allegri. E poi era anche abbastanza emergenziale. Io che lo vedo meglio a destra e Ken a sinistra. In realtà la vedo come Allegri. Non so se è una cosa grave. Ma a Ken mi sembra veramente che abbia bisogno dell'out di destra per svilupparsi. E Ken, sinceramente, nel tridente mi ispira più fiducia a sinistra. Però è una cosa che non saprei spiegarvi. Totalmente, ecco, Fabio, non vedo a che a destra sulla fascia 3-5-2. Fabio, io ho letto gli 11, ma non ho letto le panchine. Guardando soprattutto la panchina della Juve, la vuoi leggere? Ti metto l'effetto pure per la panchina? La vuoi leggere? Gabriolo, no, c'è veramente una serie di paccottiglie incredibile. Secondo me c'è anche poco da declinare su a che sta meglio a destra o a sinistra. Cioè, siamo veramente con 10 giocatori di movimento, lasciamoceli bastare. Il mood mi sembra un po' questo. Però secondo me, quest'undici qui, poi la panchina, come tu hai detto, è quella che è. Ma chi c'è in panchina? Qui, secondo me, se la può giocare. Io sono convinto che comunque fare una buona partita. Come cambi Quadrado, Morata ed eventualmente su lei, cioè non sono da buttare via, nel senso, poi solo quelli, e va bene, però meglio che niente. Miretti c'è? Io Miretti non lo conosco, quindi c'è, ma è bravo sto Miretti. È quello che pare che sia addirittura, non dico più forte di Sulè, ma uno che può giocare. Ma cos'è? È una mezzala. Sì, ok. Allora, ragazzi, sapete sia che è mancino destro? Io sapevo destro. Ormai bisogna parlare di Lanciato, dice Frad. A chi ha giocato spesso a sinistra perché a destra c'è Sule, altrimenti ha sempre giocato a destra, dice Tom, giustamente. Destro mi pare di Cooper. Sì, da quel poco che abbiamo commentato gli unici minuti di Ake alla Juventus sembrava destro. Esaltanti, tra l'altro. Fantastico. Ma io volevo chiedere una roba su Fagioli. Ma Fagioli è la Cremonese con che formula? Prestito? Prestito. Ah, ok. Prestito, sì, perché sì, c'è sì. l'allenatore che della Juve Primavera che l'ha voluto, insomma, per la cavalcata verso la A. Intanto okay. mi segnala, cioè, tweet di Luca Bianchin segnala uno striscione dantesco per Vlahovic. Qui però c'è bisogno di traduzione, lui la fa anche. Non vo' che più favelle malvagio traditor che la tua onta io porterò di te vere novelle. Questo è lo striscione dei tifosi della Fiorentina. È bello, lo puoi tradurre? Che cosa vuol dire? Traduci per noi. Me lo devi ridire. Se vuoi non ti metto è un sacco. È toscano questo. No, te lo ripeto. È italiano volgare. Allora, non vo' che più favelle, malvagio traditor, che la tua onta io porterò di te vere novella. A me mi viene a rispondere così, però mi sembra l'interrogazione io italiana. Io ho scritto le poesie. Se nel mondo esistesse un po' di bene
e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri, bravo, e meno pene. Noi condividiamo. Allora, e il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare. Allora, no, questo lo striscio. Da Machiavelli a Dante a Pacciani. questo dovete fare la clip, ragazzi. Questa è cascata. L'ho aggiunto oggi come alert. Qui dovete fare la clip per forza. Qui dovete farla. Però, ragazzi, lo striscione di Villani vuole essere bannato. Non solo non vuole che si nominino quelli bannati da Twitch, ma nomina quelli in prigione condannati. Ma che prigione? Ormai no, è morto. Da vedere. No, ma comunque, allora fermi, c'ho la traduzione, non di Pacciani, ma dello striscione. Non voglio più che tu parli, malvagio traditore, infatti io porterò sulla terra notizie veritiere di te che ti infameranno. Questa è la traduzione. Onestamente meglio le poesie di Pacciani, con tutto il rispetto. Cioè, se nel mondo ci fosse un po' di bene, scusate, vabbè. Ciao da Kisem, parole dure. Ah, guarda, c'è una domanda di Tommy per me. Dove sta? Non la leggo più. Tommy Luca. Come lo vedo Tommy il Pisa Luca, nella cavalcata verso la A? Ah, te ci studi, però, lo so, sarebbe bello vedere la Serie A a Pisa, anche lo stadio è bello, però... per chiudere, mi fa troppa paura il Lecce, la Cremonese e il Brescia, secondo me alla lunga sono più forti, quindi facciamo i play-off. Per me il Brescia, ragazzi, è una corazzata, e occhio al Benevento che prima o poi inizierà a fare dei risultati importanti. Vabbè, intanto applausi delle due squadre, sta per iniziare. Le due squadre in questo momento si stringono la mano, c'è Danilo capitano, subito dopo dietro c'è Mattia Perin. Chi fa il vertice basso? Arturo Loca, secondo me lo fa Locatelli. Sempre ammesso che non si giochi a due con Rabiot falso esterno, però è una bella domanda questa, io non saprei rispondere. Secondo me lo fa Locatelli. Secondo te, Matt? Arthur, secondo me. Ok, a sto punto Dula, Locatelli o Arthur, chi fa il vertice basso? Spero Arthur, perché io Locatelli lo vedo meglio in altra posizione, quindi spero lui. Vedremo. Intanto, guarda quanti flash per Dusan Vlahovic. Un po' di Vix Vaporub sul petto per Dusan. È come LeBron James. Intanto c'è una sub e noi dobbiamo ringraziare questa sub. È Tommy. Grazie mille per la tua sub. 9 mesi con noi, Live Bianconera. Ti ringrazio per il tuo prime, caro Tommy Luca. Seguite l'esempio, abbonatevi, avete le emoticon, avete la possibilità di scrivere un pezzo per la blocchina.com, avete le pubblicità eliminate dalle live e anche la facoltà di venire in live in questo momento con noi. Ma quanto gasa lo sceriffo Danilo Capitano? A me tanto. Vi gasa Danilo Capitano? Secondo me avrebbe gasato più dell'Elite, Capitano, sì. Sì, concordo. Concordo. Tra l'altro, entrambi sono arrivati Vlahovic. Vlahovic proprio sfregio, però, mi dici. Però ragazzi, difesa 1 qui stasera, calcio veramente. Allora, Mediaset la porta come un 3-5-2 con i due esterni alti a 5, Ake e Pellegrini. Vedremo se effettivamente sarà questa la disposizione in campo. Va bene, questa quindi è la versione. Ma Stramaccioni che ruolo è? Ma adesso mi chiedo troppo. Non lo so. Un centrale difensivo, credo, da quello che ho letto, però non l'ho visto. Ma invece Stramaccioni, l'altro, che fine ha fatto? L'ha liberato l'Iran. Sì, è andato a allenare in Asia, ma con risultati. Fischi per Vlahovic, Vlahovic va a battere il calcio d'inizio per farsi fischiare. Sì. La cosa ragazzi, che mi dispiace non poter sentire l'audio, ma non ragazzi. La telecrona. Io lo tengo acceso, si sente? Sta sentendo l'audio? Sì, allora tolgo il mio però, se no fa interferenza. Va bene. Partito il match. Decilio, Juventus ragazzi, controlla il pallone, esatto.
lancio 3-5-2. Subito per primo lancio subito per Dusan Vlahovic, subito intercettato dalla difesa viola. Vediamo comunque un pressing asfissiante di questa Juventus che vuole portare a casa e fare almeno un gol. Vi ricordiamo che non c'è in ambito Coppa Italia per quest'anno la regola eliminata dei gol in trasferta. Quindi c'è gol in trasferta, quindi c'è. Esatto, c'è. Quindi la Juventus potrebbe partire forte, segnare un gol e aver fatto la metà del suo lavoro. Magari ragazzi, non dico... eccolo. Sì. Arthur fa il vertice basso. Arthur fa il vertice basso. Eccolo. Ok, perfetto. Direttore, ho rinnovato 10 minuti fa, non me lo devi un money. Non ho visto che hai rinnovato, però te lo dedico lo stesso. Grazie mille, Inocca, per la tua sub. Grazie mille per la tua sub. La partita intanto è al suo primo minuto di gioco. Vediamo qui il pallone toccato da Locatelli, per Vlahovic di tacco, cerca l'inserimento di Adrien Rabiot che... Mamma mia, no, che c'è. Vabbè. Calcio. L'assist a Ken a Empoli è il jolly che ci siamo giocati di quest'anno, sì. Di Rabiot, quindi basta. Ma mi sa che è veramente l'unico jolly della stagione. Tra l'altro, anche in quella partita, ragazzi, possiamo dirlo, in quella partita ha fatto schifo Rabiot. Sì. Poi fa l'assist, tutto quello che volete, però ha fatto sempre schifo. Va bene, intanto recupero il pallone. De Ligt, fermi tutti. De Ligt può recuperare il pallone. Lo allarga per Ache. Eccolo qui, Marley. No, Ache. No. Bravo, Luca. Perde subito il primo pallone. Ma la Juventus comunque è partita bene. Arthur tiene il possesso. Si gira molto elegantemente. Arthur lo dà dietro per De Ligt. Ha tirato un calcio a caso. Arthur, non ho capito perché. Un altro. Si continua a giocare. Attenzione. Ma bravo ancora, qui fallo, calcio di punizione. Bravo però. Calcio di punizione, fallo su Castrovilli, dovrebbe essere forse proprio di Arthur, rivediamo che è andato a riconquista, gli tira una spallata. Ma non è questo. Ma che cazzo è calcio di punizione. Via. Intanto chi è l'arbitro? Non lo so. Guida. Gloria Guida l'arbitro. Ok, perfetto. Gloria Guida. Magari. Magari Iconè il pallone. Va bene, allora leggiamo la chat. Vai Delittone, calcio, dice il Nocca. L'importante calcio, è stare calcio. Su un'alta fisicità. Questa partita non finisce 11 contro 11. Temete espulsioni voi, Rossi? C'è la rissa che non c'è stata ieri, la vediamo ora. Speriamo che con Rosso a Rabiot almeno, cioè nel caso. Se dobbiamo prendercelo noi, che sia Rabiot. Ok. Se proprio dobbiamo scegliere, sì. Sì. Esatto, se proprio. Al sacrificio, proprio. Va bene, attacca la Fiorentina con Castrovilli, su di lui c'è Danilo, che però non fa una gran figura qui, poi riconquista il pallone la Juventus, viene smistato questo pallone per Adrien Rabiot. Ma dietro da che? Ancora indietro. Vi voglio fare una domanda. Calma. Ma attenzione, secondo voi se Vlahovic segna, esulta? Secondo me no. Ragazzi, secondo me no. Lui non esulta. Invece volevo fargli un'altra domanda. Questa è la prima partita in 5-6 mesi di stagione che vediamo di Locatelli mezzala. Mm-hmm. Cosa è lecito aspettarsi da Locatelli mezzala, perché su Locatelli abbiamo detto un po' tutti, è un interno di possesso, ma Allegri gli interni di possesso non li vede. È una soluzione su cui possiamo puntare magari per il proseguo della stagione, o è un... Adesso non puoi fare altro, per questo mese qui non puoi fare altro, cioè cosa ti puoi inventare? Sì. Gli hanno fatti fuori tutti. Tanto lo tocca Guida con il culo, ricordandoci aperto, Gloria. Aperto, la palla nostra. Ha perso il polsino. No, il fischietto forse. Sì, gli prende. Tanto nella Ligi 2000 gliene danno uno. No, i cartellini. No, la bomboletta della schiuma. Delle punizioni. Sì. Va bene, palla della Juventus comunque, ce l'hanno ridata, almeno questo. Sì. Mattia, lancio lungo per Ken, che fa un buon colpo di tacco per l'inserimento di Locatelli, che non può arrivare però sul pallone. E quindi la Fiorentina va male al disimpegno, rimessa laterale nei confronti della squadra di Juventus. Vediamo i tifosi viola scatenati con mascherina, almeno questo
nel supportare la loro squadra. In questo momento non sto sentendo i fischi, però io ho le cuffie, quindi non sento. Però credo che appena toccherà il pallone sarà il fischi stile NBA a Vince Carter. Ma come fanno a fischiare se c'è... c'hanno la mascherina? Lo so, questo lo devi chiedere a Burioni, non lo devi chiedere a me, Pinelli. Poi tu sei il medico qui, scusami. Ma questa è fisiologia del fischietto, più che medico. Tanto qualcuno ci dice, se esce il cazzo, mi tatua la sua faccia. Ci dissociamo, 75, mi dissocio assolutamente. Allora, preferito Artur come regista, ci stiamo evolvendo dai retropassaggi ai colpi di tacco underrated. Possesso per la Fiorentina con Riccardo Saponara, che ha giocato in tutte le squadre d'Italia, Empoli, Milan. Saponara può tirare e la parata di Perin, centrale. Saponara, ragazzi, ha fatto un girone d'andata strepitoso. È però sempre rotto, va detto questo, se no sarebbe veramente un giocatore forte. Sì. Ha dei colpi assurdi, La Juventus risale il campo con un lancio tanto per cambiare per Blanc, forse un fallo su di lui, questo secondo me era fallo su di lui. Tanti fischi. Non l'ha fischiato. Però Vlahovic invece di protestare, potrebbe apprezzare. Questo chiedo a voi che magari avete visto la Fiorentina più di me, questo Igor, come si pronuncia, non so, è quello della spalla, è lui. È una pippa. È lui. Ma che tra l'altro non fa neanche non faceva il centrale alla spalla. Faceva il terzino sinistro, ma... esatto. C'è Martinez quarta squalificato dalla partita con l'Atalanta. Ah, ok. Ma domanda invece ancora più tecnica, ce la fa Cabe. Ma a Firenze diventano tutti pelati? Saponara. No. Aspetta, fallo! Fallo, calcio di punizione. Fallo idiota questo qua. Fallo di Danilo. Calcio di punizione è una posizione interessante per la Fiorentina. Il uscita di Arche male. Provate a fare un tunnellino. Vediamo, non benissimo. A che non è partito proprio nel migliore dei sgambetto di Danilo. Poi vedremo più avanti. Ma anche negli ultimi minuti, non mi ricordo, in Coppa Italia era che l'abbiamo visto contro la Sampdoria. Sì. Contro la Sampdoria, però era un'altra partita. Ma il quinto non l'ha mai fatto, ragazzi. Il quinto non l'ha mai fatto. Era un'altra roba. Totalmente un'altra roba. Punizione per la Fiorentina, lo sta per battere Torreira. Vediamo Milinkovic e Igor in area di rigore. Il tiro Igor. Di Torreira, la deviazione di Kane, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Viola. Vincenzo, ma perché Italiano, Igor? Ora che ci penso, è perché l'aiutante del dottor Frankenstein era Igor, quindi l'ho pronunciato così. Sì, ma in Frankenstein Junior, però, non quello lì. Sì, esatto. ma anche in Ghostbuster 2 era Igor. È vero, era attenzione, De Sciglio rinvia, non proprio elegantemente, la stoppa Saponara, attenzione. Si continua, contropiede per la Juventus, attenzione Adrien Rabiot, cavallo pazzo Rabiot, serve De Sciglio, si appoggia De Sciglio. Cosa? Bello. Sbagliato. Attenzione, potrebbe tirare la Fiorentina, De Sciglio rinvia di testa. A che è surplus. Lancio lungo, andiamo solo di lanci lunghi per Moise Ken. Strano. E Terracciano deve rinviare, lo fa anche bene. E la Fiorentina può ripartire con un'azione d'attacco con Odriozola. Ora allarga il gioco, poi si viene ritornato il pallone. Ancora Milenkovic. Nono minuto, ritmi alti, come ieri sera. Poi speriamo che però la fine della partita sia elettrizzante molto più di quella vista ieri sera. Fiorentina che comunque cerca di fare la partita, la Juventus che cerca di agire comunque di rimessa con lanci lunghi per la profondità sia di Moise Kean sia di Vlahovic, che deve controllare e far salire tutta la squadra. Torreira da dietro da Terracciano e si ricomincia il gioco. Danilo pare uno degli NWA. Io ti denuncio, Cabe, non ti devi permettere di dire queste cose. Rispetta gli NWA, per cortesia. Ma chi? Dottor Dre? Dottor Dre o... Vabbè. Descigliate e rabbiate, bellissime stasera, Jay Cooper. Il prossimo che paragona il nostro gioco a quello di Simeone, lo meno. Il gioco dell'Atletico Madrid fa schifo. Ricordiamo le parole del Vate in questo caso, ricordiamo. Non che il nostro sia tanto meglio. Però. Esatto.
Tra l'altro non capisco perché Caressa esalti uno e molli completamente l'altro, ma queste saranno valutazioni che fa il Vate nazionale. Attenzione, Iconè, il tacco di Saponara, forse c'è un fallo, sì, c'è un fallo. Calcio di punizione per la Juventus, bravo Arthur qui. E Allegri già in piedi, che sta urlando. Cosa sta urlando Allegri, Pinelli? Tu che sei toscano come lui, ormai ti interpello solamente le stesse cose. Girala, girala. Calma. 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 Calcio. È vero, è guerra tra pelati, sia italiano che Allegri, giusto? Giusto, guerra tra pelati. Bravi. Vediamo Arthur. Ve lo ricordate italiano da giocatore? Okay. Al sì, Verona, me lo ricordo nel Verona io. Nel Verona, sì. Non era malissimo. Fece un gol contro l'Inter e venne espulso perché si tolse la maglia, era già ammonito e venne espulso. Genio. Tra l'altro le movenze d'italiano in panchina, ragazzi, ricordano veramente quelle di Antonio Conte. È un esagitato anche lui. Poi credo che sia mentalmente più stabile di Conte. Intanto azione della Juventus interrotta. Buonaventura. Fallo. Spazza, non sì. Fischia, no, fischia, calcio di punizione, fallo di Delitto. Delitto è uomo, su Piontek, eh? C'è una sub, ringraziamo il nostro amico Banyan, grazie mille per il tuo abbonamento, un anno con noi, ci chiede, ma le mote calma, quando? La metteremo presto, la metteremo presto, grazie mille per la tua sub, grazie mille, grazie mille. È vero, ricomincia il gioco con Odrio Sola, e la Fiorentina che manovra con calma, come calma. Dice Allegri, Torreira, Torreira. Vi piace Odrio Sola? Sì, a me piace, a me piace. Ma è un buon terzino. Sì, ma da buon terzino da Fiorentina, dai. Sì, no, nel senso non è... Attenzione, tiro in porta, parata centrale per Perini. Pare che torni al Real. Alla Real. Cioè, scusate, il Real ha mollato Teo Hernandez e Hakimi, si riprende per Odrio Sola. Ma come ragionano questi? Il treno è passato. Tanto Ken tocca un pallone per Rabiot, tutto di prima questo, questa azione da Juventus. Pellegrini, okay. Il buono pallone per, per Moise Kean. Non c'è nessuno che si allarga. E a che si è andato a sinistra? Sì, a che si è andato? Spostato di qua. Mi sta piacendo l'atteggiamento della Juve in questi primi minuti, ragazzi? No, io ho visto Locatelli sbracciare dopo 12 minuti, quindi direi di no. Avevate aspettative più alte? No. Cioè, oggi con 10 giocatori di movimento non possiamo fare i sommelier della prestazione, però... No. Quindi oggi non siete dei segaglioli degli Half Spaces oggi? Oggi siete no, più... Oggi niente lavagne. Salame. Oggi niente lavagne. Perché apertura intanto a cercare proprio Odrio Sola, vediamo Pellegrini come se la cava in fase di disimpegno, va sulla bandierina Pellegrini, rissa tra i due quasi, interviene qualche altro, bravo. Pellegrini bravo, si va a prendere credo la rimessa dal fondo, smorfia di dolore per Odrio Sola che però può continuare, che assomiglia un po' a Shade coi capelli neri, Odrio Sola. Allora, ma io una cosa dico, ma De Ligt, Dujan, Loca, Chiesa, che saranno il prossimo zoccolo duro, non possono incazzarsi per questo modo di giocare? Che te devo dire, capo? No. Che te devo dire? Vediamo Locatelli dietro da De Ligt. Ricomincia il gioco la Juventus ora con Danilo. Va per Arthur che agisce per essere regista della squadra. Attenzione, Perin pressato. No! Madonna mia! Ma poi Perin non è mancino, spero, che ha fatto sta cagata di mancino. Retaggio, ragazzi, retaggio. Mamma retaggio mia, di ragazzi. Cosa? Ma perché gliel'ha chiesta Danilo? No, ragazzi, Danilo Sarri, grande citazione questa. È tutta colpa di Sarri questa azione, bravo. Il retaggio. Di Sarri e Pirlo, certo. Ma chi l'ha detto la cagata Juventus... del retaggio di Pirlo e Sarri? Ma come chi l'ha detta? Balzarini, chi l'ha detta? Il mamma re dei, mia, dei giornalisti. Che poi ha smesso di fare lo splendido, se notate. Meno male. Ma perché con i risultati di ora che cazzo puoi dire alla fine? A proposito di pelati. Vabbè, ma non è un difetto. Cioè, io li sto perdendo Manu di là bianconera, non ce li ha manco lui. Che ci avete contro? Certo. Vabbè, non ho capito. Buona la palla di Ken, però deviata forse.
Rimessa laterale per la Juventus, la sta per battere Adrien Rabiot con la consueta. Ma no. Siete straordinari comunque, ve lo devo dire, siete straordinari come sempre. Rimessa laterale, la batte Pellegrini. Vince il contrasto Bonaventura, duello a due, sempre tra i due. E rimessa laterale per la Juve. Juve. Sì, sì, sì. Quindicesimo. Locatelli, con chi ce l'ha Locatelli? Con qualcuno. Pellegrini ancora, non tiene il pallone, forse sempre rimessa laterale per la Juve, sì. Torreira però non vuole ridare il pallone a Pellegrini ed è costretto a ridarglielo ora, va bene. Va bene. Ma voi siete simpatici, Balzarini è pelato eppure stronzo, dice. Non so che ce l'avessi. Lo salutiamo, Balzarini, salutiamo. Locatelli, ma se non vi fate vedere, gli ha detto. No, non l'ha detto, dai. Sì, dai, sì, sì. Sì? Vabbè, lì nella rimessa probabilmente, certo. Quello era il concetto, cioè venite aiutati. Conferma Real Gabri, mi pare detto se, se nessuno si fa vedere, attenzione, la palla per il Lokia, proprio male. Lui. Esce Terracciano, chiama palla e la fa sua al 16° minuto, sempre 0-0. Ma perché? Ma perché anche che... a là? Juventus che fa fatica nella sua manovra offensiva, ma non è novità, diciamo, siamo abituati a vedere questo tipo di spettacolo. L'approccio però mi sembra migliore rispetto a quello di Empoli, in cui veramente abbiamo vinto la partita, abbiamo fatto veramente schifo, ragazzi, con tutto il rispetto. La partita di Empoli è stata un abominio. Al primo tempo era... Sì, siamo ordinati, Fabio, siamo ordinati, 3-5-2 ordinatissimi. Sì, esatto. Cioè, ragazzi, con l'Empoli noi abbiamo sofferto, abbiamo concesso tante palle gol all'Empoli, ma tante. Poi va bene, perché hai i singoli, certo. Almeno qui sei bello compatto, mantieni l'attenzione, che è quello che chiede Allegri. Se fanno bene quello che chiede Allegri, cosa gli dobbiamo dire noi? Lo spartito magari non può anche piacerci, però questo sa fare lui. Vediamo ora Pellegrini, duello di testa, fasi di palla avvelenata in questo primo tempo. Ed esce bene la Fiorentina, però attenzione, la palla buona per Pionte, che ora Iconè riceve, salta De Sciglio con estrema facilità, il pallone dietro per Saponara, tira Bonaventura, la parata di Perin, centrale. Bonaventura quanti anni ha? Perché dell'89. Dell'89. Sì. È ancora un signor giocatore comunque. Ben giocato. Sì, però De Sciglio si fa, non si può far saltare così ogni volta, ragazzi. È strano. Di solito non gli è mai successo. Proprio l'hanno puntato e l'hanno proprio umiliato. Rinnoviamolo, mi raccomando. Ne parlavamo ieri, no? Del triennale. Ecco, appunto. Eccolo, minchia, la gente scende proprio dal posto per urlargli in faccia. Andato, c'ho problemi, è solamente da me che anch'io, si sta vedendo male. No. Mediaset, veramente, la roba. Dai, colpo di tacco! No! Niente. No, sì, anche noi sta vedendo male. Ma no, essendo Mediaset, non essendo Amazon Prime, vi ricordo sempre, che ci trasmette la Champions in modo perfetto, pure col 4K HDR, non possiamo... Che si compri Amazon pure la Coppa Italia quanto prima possibile. No, così vi abbonate sempre più alla bianconera. C'è stato uno sfallio totale dei pixel. Ma italiano non ha freddo, Madonna. Aveva la giacca prima. Aveva la giacca. Madonna. Cioè, io capisco che sei preso dall'adrenalina, però. Tra l'altro, molto sobrio questo dolce vita proposto dalla Fiorentina, presumo. Consiglio. Lupin, lei ufficialmente querelato. Come si permette a dire queste cose? Lupin, come si permette lei a dire queste cose? Ciao, Mastro Ninai, ciao. Il regista di Mediaset è Duccio, ci dice Real Pets. Smarmella tutto. Smarmellato. Esatto, siamo quasi al 20°, sempre 0-0. Finora abbiamo commentato 90 minuti e passo di Via Derby, 0 gol. 20 minuti di Fiorentina Juventus, 0 gol. Perfetto. Io penso che senza live mi sarei addormentato, ve lo dico. Meno male che ci siamo noi. E due tiri centrali della Fiorentina. Frad, direttore, tra un po' Amazon cederà Twitch, può dire quello che vuole. No, non deve cedere, altrimenti come vi abbonate? Senza Prime siamo finiti qua, Frad. Anzi, continuate ad abbonarvi.
A quanti siamo? Quanti abbonamenti siamo? Allora, siamo a quota 168 abbonamenti. Avanti, avanti, sono scaduti alcuni. Ma io vogliamo anche nuovi abbonati, se possibile. E mettete le faccine, le emoticon come se siete abbonati. Dimostrate di essere marchiati LB. Marchiati LB. Intanto c'è un fallo, forse, su Pellegrini. Sì, credo proprio di... Sì. Bravo qua, Pellegrini. Preso bella palla e poi Cornelli fa fallo. Attenzione, attenzione, c'è una sub, noi le chiamiamo e arrivano. Grazie mille. No, è Liu Pen che ha regalato una sub a Il Mani di Montblanc. Perfetto, grazie Liu Pen. Chiedo scusa a Gem, no, si è fatto perdonare perché ha detto Amazon merda, capisci? E allora si è fatto perdonare. Grazie mille. Ha tirato fuori il cash. Io non uso con Prime, vi meritate la birra, ma sei abbonato con i livelli. Livello, sì. Perfetto, bella cave. Allora, ventunesimo minuto, sempre 0-0, 20 minuti dice Lukex, e ancora non ho visto due passaggi di fila nella loro metà campo e saremo ordinati, quanto vi pare, ma è il solito schifo, ma nemmeno loro sono pronti a questa cosa, ragazzi. Poi, la curva Fiesole espone questo striscione, l'abbiamo letto, abbiamo anche messo un audio che ricorda vagamente il Fiorentino, caro Frado, ma ti sei perso questo momento splendido di live. Perfetto. La Juve che prova a fare azioni senza Dybala fa già ridere così, dice Siuxil. Però va bene, ventunesimo, aspetta che seguiamo questa azione della Fiorentina. Buonaventura può allargare, lo fa per Iconè, può mettere il pallone in mezzo, Iconè, colpo di testa di De Sciglio, lotta ancora al limite dell'area, controllo, fallo. Ma no, era ci fa gol Biraghi. Ecco. Ma dai, per me questo non è mai fallo. Per il metro che ha tenuto non è mai fallo questo. Ora vedi. Gli ha detto gli hai cacato in testa. No, fallo, ragazzi. È sempre fallo e giallo. Va col gomito, forse. Capito, ma... Azzarderei che ci ha graziati nel non estrarre un cartellino. Attenzione a Biraghi, come dice Trevisan in cronaca, che è un tiratore di punizione. Tra l'altro, hanno segnato sia Vlahovic che Biraghi su punizione nella stessa partita della Fiorentina quest'anno, se non sbaglio. Ma c'è Burdisso in tribuna. C'è Burdisso in tribuna. Intanto l'italiano ha colloquio con uno dei suoi. Calma. Villani, sei locatelliano? Assolutamente sì. Certo che sono locatelliano. Brutta, va bene, punizione. Pittare. Vediamo, dai. Soffriamo insieme. Vediamo. 22esimo minuto. De Sciglio forse è deputato a fare il coccodrillo, però sembrava indeciso sul da farsi. Ma Biraghi tira sul palo del portiere. Vediamo. Vabbè, basta che la prendi. Niente coccodrillo. Ma è troppo. Parte Biraghi, la palla è alta. Va bene. Ma era più prendibile perché era abbastanza lento. Ciao Escobar. No. Meno male, Manuel Duco, meno male. Ma tra l'altro niente, avete notato che non abbiamo più punizioni dal limite? Non ne abbiamo più. Sì, uno dice, adesso il tiratore non attacchiamo, non le abbiamo, esatto, certo, però, esatto. Cioè, ma neanche per sbaglio, dico. L'unico anno in cui le abbiamo avute era quando attaccavamo Sarri. Centralmente, che era con Sarri, esattamente. Poi, no, le però Ronaldo. C'era Ronaldo che non le sapeva tirare. Esatto. 23esimo, c'è una rimessa laterale, viene battuta. Si va sempre dietro per Mattia De Sciglio, dietro ancora da Mattis De Ligt, Mattia e Mattis, la splendida coppia. Locatelli deve verticalizzare, vediamo come se la cava Ke, non benissimo, perde il pallone, la riconquista. Locatelli ora non Torreira. Ke non sa nemmeno dove sta in campo. Però ragazzi, non è che bisogna buttarlo per terra ora che sorpisce. No, assolutamente. In fase di prima per il pressione è Loca che fa il vertice basso. Guardate Arthur e Rabiot dove vanno. È in fase di possesso che fa Arthur. Faceva, magari hanno cambiato la posizione adesso. Attenzione, sbagliato il rilancio. Vlahovic può ricevere spalle alla porta, è un po' troppo da solo.
controlla sempre il pallone, allarga ora per, scuola, vabbè. Per Pellegrini. Pellegrini può mettere il pallone in mezzo, ma in area per ora non c'è ancora nessuno. Potrebbe farlo ora. Kenne in area, la palla arriva, ma viene allontanata dalla difesa della Fiorentina, che può partire in contropiede ora con Buonaventura. Attenzione, allarga per Iconè. Iconè, uno contro uno, c'è Mattia, decide su di lui. Tieni la posizione, Mattia. Iconè, il tiro. La palla è fuori di nulla, mamma mia, ragazzi. Però bravo Desci a lasciare il destro, ma freddo. Ma bravo Matteo, cacchio, è entrato in porta. L'ha guardato. Ma che mangiato. Ma che doveva fare? No, lascia sul destro. Sì, allora, memore del fatto che prima gli era entrato dentro col sinistro e gli ha concesso il destro. Ma per poco segnava, e questo è il punto. Ma scusate, okay, Iconè sta mettendo in difficoltà veramente tutta la trovata di Ventini, ragazzi. Poi c'è De Sciglio da quella parte lì. Ma bravo cosa, l'ho scritto. Attenzione Perin, rilancia bene. PM, se tu sai questo inside joke, sei uno di LB per me. Cazzo, grande, calcio. Grande. Ma bravo. Calcio. Ma bravo. Buonaventura, che pirla che siete. Buonaventura allarga per Iconè. Quello era entrato in corte. Saponara, attenzione. Fatemi fare la cronaca, altrimenti mi incoglionisco pure io. Cross in mezzo, allontanato da che rimessa laterale. Bei tempi veramente, il 2019, certo. Ah, bene. Mattia De Wall, dice James Ford. De Sciglio lo dribblo pure io, Escobar. lo dribblo proprio come avesse dribblato i poliziotti colombiani. Mio Dio. Bella Pablo. Come bella Pablo. Va bene. Attimi di larità in questa live Fiorentina-Juventus. Vi ricordiamo che, dato che vogliamo evitarci il post partita di Juve Spezia, che noi Juve Spezia la commentiamo, facciamo 17:30 pre, 18 live match e poi breve post partita di una mezz'oretta fino a Napoli Milan, che ve la vedete in pace, ce la vediamo in pace. Quindi vi evitiamo il post partita lungo e facciamo la cronaca dalla live. Fabio, scusa, dalla grafica Mediaset, Fiorentina 160 passaggi, Juventus 90. Questo è palla filtrante di Saponara che non arriva. 91, dai, no. De è l'unico che ci sta capendo qualcosa comunque. Quello che volevo dire prima, Fabio, di questi 25 minuti, segnati che noi abbiamo fatto bene, ma abbiamo sbagliato un passaggio per andare in porta 3 volte. Quindi è come il mantra di Allegri, abbiamo sbagliato tecnicamente, lì che bisogna migliorare. Vediamo se tecnicamente la azzecchiamo adesso. Però scusami, se questi sono i passaggi di 50 metri, non è un passaggio sbagliato, è proprio l'idea di giocata che è sbagliata. Perché se è un passaggio in questo caso quando riceve palla Vlahovic lì a centrocampo con la difesa della Fiorentina a centrocampo e deve fare un taglio per Rabiot e lo sbaglia. Lì la giocata è giusta, cioè sei sempre lungo, Teo. Cioè, anche se ti riesce col passaggio. No, io non sto dicendo che è giusto o sbagliato, però è interpretata così. Che schifo. Allora, bravo Angelo, dice Manuel. Comunque, neanche con Arthur vertice basso riusciamo a tenere sta palla, dice Liupero. Evidentemente sono proprio compiti che gli vengono assegnati a sti ragazzi. Evidentemente, vabbè. Devi anche essere, cioè non basta che poi tu li metti in campo, Liupen, devi anche saperli allenare, e vanno anche abituati a giocare in un certo modo. Cioè qui stiamo cercando di rimanere molto sotto la linea della palla, fare un primo pressing, che siamo riusciti i primi 10 minuti a farlo, e poi cercare di recuperarla e ripartire subito, con degli scambi veloci qui con Pellegrini, e ci siamo riusciti in un paio di occasioni. Abbiamo sbagliato il terzo uomo, come si suol dire, no? Il terzo passaggio. Questa così è stata preparata. Stiamo facendo sembrare Igor qui e Bremer, la controfigura brava di Bremer. Vlahovic non ha toccato palla. Noi siamo così. Bravi.
C'è Mancini intanto in tribuna. Però mettila bene sta mascherina, Mancio, dai. La mascherina, che sei un boomer, guarda, di 60 anni, Mancio. Guarda, vediamo Arthur dietro, non benissimo sta palla, Perin, non benissimo. Rilancio a lungo, Perin, colpo di testa, viene sovrastato fisicamente un po' Vlahovic, sempre da Igor, dice, allora, dice Trevisani. Fallo, calcio di posizione per la Juve. Zero tiri in porta, fuori un respinto in mezz'ora di gioco, come fate a dire che stiamo giocando bene? Loro hanno già tirato 4-5 volte, effettivamente. Poi nessuno sta dicendo che stiamo giocando bene, io sto dicendo come l'ha preparata, secondo me, ecco, quello che stiamo vedendo sono i concetti che ha preparato, perché ora gli hai urlato bravi. Direttore, non faccio il Ricciardi della situazione. però la messa bene la mascherina, scusi, sei allo stadio, mettila bene, no? Va bene. Tanto Ken fa fare la lotta, fallo, rissa! Ma si continua, si gioca. Trentesimo. Igor sul pallone, rimane a terra Ken, però. Rimane a terra Ken. E chiede l'interruzione guida. Che è successo? Problema al costato. Allo stomaco. Allo stomaco. Non è un cazzo. La diagnosi di Matteo Pinelli, che... prego. Lo tacchetti. Secondo me non è un cazzo. Sul tacco. Sì, va bene. No, con la gamba lì l'ha toccato. Ken poi dopo, vabbè, ma poi Ken ha guardato chi avesse palla, appena visto che l'aveva la Fiorentina, si è andato giù. Sei sempre tu, Guida, sei sempre tu. Allora, piacere non, non fa effettivamente questa tacchettata. Artur, dicono, non è regista allegriano. Per me non è un regista in generale, in realtà. È un regista di merda. Io l'ho detto leghista, di com'era la citazione di Squittieri. Non lo sappiamo, va bene, no, va bene, va bene. Sul fatto che non possa fare il regista a tre, ci siamo spesi anche più volte, e secondo me stasera ne è nella riprova. Questa sera non funziona nulla, cioè non è neanche colpa di Arturo, ovviamente, però lui in quel ruolo è sprecato, questo è vero, scriveva qualcuno prima. Fare una domanda a Pinelli. Pinelli, lei punta a lavorare al J-Medical? Vuole essere l'erede di Agricola, lei? Ma penso che lavorare al J-Medical... No, ma appunto non è che sia proprio tra le mie massime ambizioni, dico, sinceramente. Non è. Poi non vai mai in ferie. Lì non vai mai in ferie. Esatto. Non puoi. Esatto. Va bene. Riparte il gioco, ma in maniera molto lenta in queste fasi. Allora, leggiamo ancora. Il problema del nostro centrocampo è che Arturo non è un regista, Rabiot non è un calciatore, ma serve il regista. No, non serve il regista. Nel pezzo. Hernanes, miglior regista allegriano. Ma ricordiamo che Nando Cicero è sempre un miglior regista di Benigni e di Hernanes. Questo è per Angelo. Che prima di Benigni sicuramente. ma su questo mi sento di sottoscriverlo. Per far incazzare. Buonasera, Baldur. Raga, ogni santa partita è una sofferenza, Drugo. Vabbè, ma pensa chi la deve commentare, Drugo, pensa. Madonna, ma che questa sai che non è una terrorista. Non è una sofferenza sta partita, è una noia, che è diverso. Sì, esatto, occhio, esatto. Occhio. Vediamo Vlahovic, va in pressione. Ma guardali che scendono tutti, guardali. Porco zio. Sì, li corrono su. Li vedete? Non c'è rancore, comunque, non c'è rancore. No. È un gesto di simpatia, secondo me, quello. Certo. Gli stanno lanciando le chiavi di casa. A proposito del regista, perché si parla tanto di centrocampo, no? Vi propongo queste. Io ogni volta che vedo giocare Locatelli o Arthur davanti alla difesa penso, cazzo, ma quanto era bravo Pjanic. Ma non perché Pjanic fosse un giocatore, cioè era su livello superiore secondo me, ma era molto più bravo ad adattarsi a queste situazioni. Ed era un fenomeno. Adattarsi a queste situazioni non è facile, mi rendo conto di questo. Con giocatori. Aspetta, azione per la Fiorentina. Potrebbe tirare Bonaventura, c'è addosso. Locatelli allarga. Bravo Locatelli a tenere un po'. Driozola per Iconè. Non una palla buona per Iconè, ma la controlla comunque. C'è addosso De Sciglio, che dovrebbe aver guadagnato la rimessa laterale. Sì. Se non ci foste voi in cronaca, avrei già cambiato canale. Che c'è in televisione che cambio pure io? Questo... No, non cambio. Oggi è mercoledì, quindi non c'è manco nulla in televisione. Cazzo, cioè, chi l'ha visto? Cioè, che dobbiamo fare, ragazzi?
ci costiamo questo Fiorentina-Juventus domani è la finale di Masterchef. Domani, sì, ma tanto voglio dire, le partite della Juve sono così, cioè nel senso, ma domani c'è l'annuncio della Superlega invece. Un'altra volta. A che ora? Ah, boh, non lo so. Allora, andiamo, aspetta, guardate la chat. Come... Io vi faccio leggere la chat, che è talmente colta ed elevata che dice, ma in serie c'è Purgatori, Atlantide, storie di uomini e di mondi sulla sette. Ma capite il livello della nostra chat? Non è che se guardano l'esorciccio. No, 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 se guardano Andrea Purgatori, siamo a questo livello qui, ma capite? Atlantide. Mai visto in vita mia. Io quando sono andato a Santorini c'era la legge di Atlantide. Questo è un grande film con Schwarzenegger, un grande film, lo consiglio. Ma cosa? Grande film, un poliziotto elementare. Pensavo fosse... Non stavo guardando, pensavo stessi parlando di Commando, invece... Aspettate, c'è Torreira che può tirare! No. La palla è alta, mamma mia. Ma l'ha deviata Perin? Secondo me sì, ma farà finta di nulla. Sì, ma... Ok. Oh. Rivediamo. Mi sa se vedremo un'azione prima della fine. Palla buona di Saponara per la fine della partita. Ma i centrocampisti uruguayani non sanno tirare, cioè da contratto non... Ma questo era fallo, tra l'altro. La regia. Arbitro di mezzo aveva preso di mano quell'altro, dice Xaxes. Poi chissà se vedremo un tiro, chi lo sa. A meno che Telli Mezzala non fa... tutta sta grande impressione, dice With the Buzzer Beater, vi sta deludendo un po' Loca, ragazzi? Ma io non vedo proprio giocare la squadra, mi sembra che non stiamo facendo, che sta passando il tempo inesorabile e non stiamo facendo niente. Ditemi chi sta giocando bene. De Ligt, forse, per quattro interventi. Stiamo giocando con un modulo che non usiamo e la gente non riesce, cioè. 36esimo 0-0, ancora la Fiorentina con il possesso di palla, Juventus che la partita non ci pensa nemmeno a farla, non sa nemmeno cosa sia fare la partita. Odriozola, lancio lungo per il Conè, palla per Bonaventura, allarga per Odriozola, ne ha due addosso ma è bravo a smistare, ancora la Fiorentina, se la cava Bonaventura, lo slalom gigante, sembra Alberto Tomba dei bei tempi, guadagna una rimessa laterale Odriozola, ancora Bonaventura, fallo, tutto al volo, questa azione forse è un fallo, non fischia niente però qui l'arbitro, non fischia, non è fallo, Conè, attenzione, fischia. La palla è per Bonaventura, aiuto, ma dai, sì, ma era fallo, qui su Ken è fallo, calcio d'angolo. Commenti che arrivano dalla chat sull'arbitro, sempre fallo. Questo è netto. Ma infatti, ma è fallo, ma è... Guida è quello che non se l'era sentita con Conte, sì. O era un altro quello. Sì. Mano di Portanova contro il Genoa, mi pare. Cos'è che Cos'è? No, forse non era Portanova. Fuori gioco? Chi cazzo era? No, lo sai di chi era? Lo sapete di chi era la mano? Di Granqvist, quel difensore, infatti mi veniva in mente Melberg e dicevo, uno che ci assomiglia. Era Granqvist. Juve Genoa 1-1. Era 1-1 quella partita, la pareggiata di Conte nel primo. Ma non era quella 2-2 che aveva pareggiato Caracciolo. Io mi ricordo un gol di Caracciolo che vinciamo 2-1. Era 1-1. Io mi ricordo. Io non so se era quella lì, No, forse non era quella lì, quella che dico io. Vediamo. No, è 1-1, raga. Aspetta. Quagliarella, no. Borriello. Sì. No, quella che dico io era il primo anno, era il primo anno di Conte che avevamo fatto 2-2, aveva pareggiato Caracciolo alla fine, tipo. 12-13 era, sì, 1-1. Madonna, che... Tanto la Juventus non sta azzeccando una. No, bravo Loca. Vediamo Danilo, allarga per Locatelli. Locatelli bene per Rabiot che ha cambiato posizione. Sì. Sta giocando anche lui. Per De Sciglio. Limitiamo almeno i danni, non prendiamo almeno un gol, ragazzi. Vabbè, Locatelli ancora per Danilo. Danilo si guarda attorno, deve ridarla a Locatelli che la ridà ancora a Danilo, poi ancora Artur. La Juventus comunque si mantiene abbastanza bassa. Calcio, tiene il possesso. Calcio. Ah, certo. Sì. Come dice Angelo, stiamo consolidando il possesso e non glielo diamo il possesso al...
alla Fiorentina. li stiamo chiudendo nella nostra area. Questa è la nostra. Ma riusciremo, come grande. Dice With the Buzzer Beater, a fare gol senza tirare? abbiamo avuto di 1-0 per autogol. Io ne ricordo almeno due con Allegri: uno col Genoa e uno a Palermo. L'ho anche visto dal vivo. Quello a Palermo, quello col Dani Alves che tira da fuori area. Merda sì. Rara, cioè zero di rimporta e buttata dietro gol. Perché la squadra, mentre palleggiavamo bassi, non attenzione, si fermi, aiuto, bravo. Torreira, la palla è lì, bravo. Bocca, mamma mia. Veramente, ragazzi, mi spiegate perché mentre palleggiavamo nella nostra area non ci siamo accorciati, ma siamo rimasti veramente in 80 metri di campo? Non ho capito sta cosa. Vediamo Artur, ne ha uno addosso ed è Castrovilli, bravo Artur! No, cos'è? Ma vaffanculo, quando devi fischiare non ha dato il vantaggio. Ma perché? Potevamo fare la prima azione. Ma vaffanculo, guarda, vai. Tipo per la prima azione doveva partire Arthur dalla sua area, scartargli sì, tutto. Ragazzi, no, già portarci tua guida. Vabbè, ok, Artur col pallone per De Ligt e si ricomincia con calcio da Bradipi, scambio che non riesce, perdiamo un altro pallone, ragazzi, però lì stiamo perdendo un sacco di palloni in uscita, questa squadra veramente fa grosse difficoltà, forse usciamo bene, fallo? Giallo, questo è giallo. Questo è giallo, sempre giallo. Andiamo, qui, è zompa addosso a Moise Kean, ragazzi. Polizia, arrestate, guardaline! Dai, guardaline! Intervistate le guardaline! Ma vabbè, punizione battuta, palla per Artur. Pressato Artur! C'è fallo qui? No, non fischiate. De Ligt. Però, scusa... Metro totalmente a caccia. Il problema è che non tiene nemmeno un metro, guida. Tanto retropassaggio di De Sciglio per Perin, si ricomincia ancora da Artur che agisce appunto da play basso in fase di possesso. Artur allarga per Ache, non deve tenere troppo il pallone. Ache, buono il pallone forse per... Okay, bravo Artur, non sì, buono. Vai Rabiot, vai cavallo pazzo, può allargare, attenzione, buona! Va bene. Fermi, questo è considerato un tiro in porta? No, perché non è arrivato al portiere. Non entra nelle troppe statistiche devi... come tira in porta questo qui. Quindi. Si è dovuto tirare da 40 metri, cioè. Questo è un bel commento. Secondo me Montale ha scritto il male di vivere ha incontrato dopo aver visto la Juve di Allegri. Mio Dio. O forse era un presagio. Calcio al pezzo, calcio, abbonati, calcio, emoti con calcio. Il bello è che man mano che passano i minuti della partita noiosissima aumentano gli spettatori. Perché si stanno rompendo i coglioni, esatto. Quindi da un certo punto di vista ci conviene che faccia schifo sta partita. Vai, è vero, allora, la partita è il termometro del nostro successo. Wow. Speriamo a questo punto che continui e lucrare sulla Juve. Biraghi ha fatto anche io a che. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Allora, soprattutto gli abbonati, quelli che ci stanno dietro da un po' di anni. Spammate questa live su Twitter, su Instagram, sui vostri social, sui profili personali. Dite, se vi state rompendo le palle, ma diteglielo ai vostri amici. Entrate su Twitch del Bianconera, date una mano a sti ragazzi e almeno ci vediamo questa partita insieme. Almeno calcio di Rabiot. Bravo Rabiot. Calcio in bocca, però la via subito sta palla. Pippa, mamma mia. Dio santo. Che pippa atroce, mamma mia. Ah. Ma che ho fatto di male per meritarmi Rabiot? Che ho fatto? Un uomo insopportabile, un calciatore ancora più insopportabile Rabiot. Guardalo. Ma poi è pure sgraziato, ma è sgraziato in tutto quello che fa. Ma secondo me Rabiot, se va al gabinetto, è sgraziato pure quando piscia Rabiot. È allucinante sta cosa. Ho delle wipes per sta partita che l'abbiamo già vista insieme, tipo un déjà vu. Abbiamo già visto un Juve Fiorentina live insieme.
No, qua. Donde Jabouti, una partita di merda. C'è solo l'imbarazzo qua. Allora. Però, come dice Terzino, Matteo Saverio... Calcio! Calcio, calcio. Direzione calcio con la F. Ci calcio, sta scaldando qualcuno nella Fiorentina. Inquadrato Vlahovic, Venuti, ex Lecce Venuti, se non sbaglio. Ma sì, perché finito il primo tempo. Ma chi è che si è fatto male? Odrozzola. Venuto. Lorenzo Venuti, 95 di Montevarchi. Giocato a Lecce, sì, me lo ricordavo bene. Un minuto, è di Montevarchi? Sì. Vicino a casa tua? A 40 minuti da Siena. Quindi conosci la famiglia Venuti tu, per caso? No, parenti, assolutamente quindi? No. Ok. Meno di un minuto al termine, vediamo. Terracciano. C'è Biraghi, ora la Fiorentina col possesso, guadagna una rimessa laterale, mancano 30 secondi, immagino che finirà 0-0 questo primo tempo. L'unico che ho conosciuto di questa partita è Castrovilli. Che veniva è Barese Castrovilli! Ma è Barese Castrovilli! Veniva a fare riabilitazione... Ma non toglie che è Barese Castrovilli! Mi sembra un problema. No, non è un problema, è semplicemente uno stigma. No? Di dov'è Castrovilli? È di Bari, Castrovilli. È di Bari. Infatti, quando ho fatto io ce l'ho fatta calcio Castrovilli, vi posso assicurare che quando ho fatto l'asta per lui comprandolo, c'era gente che mi diceva durante l'asta rilancio 15-16, turno di questo qui. No, non lo voglio perché è di Bari. Funziona così l'asta per calcio nel Salento. Quindi. Ci sono anche queste cose. Bella presa, bel campionato di merda che sta facendo Vide Base Beater. Allora. Una botta contro il palo alla seconda giornata, non si è più ripreso, si è fratturato le costole, è stato fuori tantissimo. Tanto ci dicono che la tifosa della Viola ha esposto un cartello con scritto Putin Gobbo. Ma è tifoso del Milan Putin, andava nel lettore di Berlusconi, non è Gobbo, Frad, scusami, porca miseria. Va bene, Nannick, visto che gioco spumeggiante, imbarazzanti, dice sub. Fermi, aspetta, calma. Subito a ringraziare il nostro nuovo abbonato. Here comes the money. Grazie mille a Tom9. 7 mesi per lui, grazie mille per la tua Prime, il tuo abbonamento con Prime. Grazie mille. Regalateci una gioia, follow, abbonamenti, bits, domande, è finito il primo tempo, dai. Allora, intanto Cice, lo Zenit di Putin ci ha dato il primo posto, esatto, andando a pareggiare o vincere col Chelsea l'ultima giornata. Tra l'altro, caro With the Buzzer Beater, noi abbiamo espugnato San Pietroburgo non con un carro armato, ma con Kulusevski, vorrei ricordare questo, caro. Infatti, perché non è il periodo, diciamo, dissociamo. Dai, è finita la partita è finita a 0-9, parlavo di calcio. No, sai cos'è che il linguaggio calcistico modula molto dal termine bellico, che non è una colpa nostra. È vero. Buonasera Filippo. Allora, preferimo, ma questo commento... No, dai, che schifo. No, cavolo di cucinato buono, cipulpetto di merda. Effettivamente sì, c'è una sub. Dai Antonella, ti saluta perché tu fai 5 mesi con noi livello 1. Grazie mille PJ Video. Allora, prestazione senza attributi, messi in campo a cazzo di cane. Halma. Allora, che bella questa esercitazione di attacco contro difesa 11 contro 11. Allora, commenti sul primo tempo, analisi tattica, Angelo Mineo, intanto che vado a dissetarmi, prego. No, io sono telegrafico, sono molto più interessato a sentire quello che avete voi perché ho poco da aggiungere. Dico due cose, una sul campo e una personale. Sul campo la cosa che mi intristisce veramente è il fatto che non è che abbiamo visto chissà quale Fiorentina, ci è bastata una Fiorentina normale per metterci sotto. Nella qualità del gioco e anche nella creazione di occasioni, noi non abbiamo creato né un tiro in porta né un tiro fuori. Sulle percentuali di possesso sorvoliamo, non voglio vedere le posizioni medie. Sul parere personale, questa squadra, ripeto, mi intristisce. Cioè, io stasera avevo in mente di guardare un horror cecoslovacco del 69 e ingozzarmi gli nachos. E forse avrei fatto meglio a fare quello piuttosto che vedere sta partita, perché non...
ripeto, per me è una roba incommentabile. Diceva Matteo, un déjà vu, è una cosa che abbiamo visto 10.000 volte. Meglio un film che sta roba. So che di non essere molto pubblicitario per LB, però è veramente sconfortante. No, ma meglio la partita vista con noi, perché devi sponsorizzare Sky Cinema, Netflix, Prime. Sponsorizzano meglio la partita vista con noi. No, io voglio guardare le statistiche. Se non sbaglio, ti ripeto, non abbiamo fatto né un tiro in porta né un tiro fuori, no? Le prendo. Vai, controllo un attimo. Allora. Mamma mia, davvero. Io sottoscrivo quello che ha detto Angelo. È veramente noioso guardare la partita. Statistiche: 58%, 42. 10 tiri totali, 3 in porta, 4 tiri fuori, 3 bloccati per la Fiorentina. La Juventus ha tirato una volta, 0 in porta, 0 fuori, un tiro bloccato che è quello di Vlahovic, praticamente. Cioè, hanno contato quello. Quello è un tiro. Sì, quello lo conta. Quindi avete visto? non esce mai sconfitto, non ne esce mai sconfitto. Inutile che voi state lì a discutere. Intanto c'è una sub, grazie mille. Real Pezzo, nuovo abbonato, grazie mille. Un nuovo abbonato, Real Pezzo, grazie mille. Grazie di cuore per la tua sub, grazie di cuore per la tua sub. Vediamo come ti sei abbonato con Prime. Grazie veramente di cuore per il tuo abbonamento. Vi ricordiamo che potete anche intervenire in live se volete. Intanto, cosa ci stai mostrando, Pinelli? Che cos'è? Le posizioni. Vabbè, pensavo peggio. No, anch'io pensavo peggio. Sono molto... A che praticamente sta facendo il terzino destro. Vabbè, il quinto, so. Il quinto pure. Artur è un terzo centrale o sbaglio? Forse ho visto male. Sì, praticamente la difesa a 4 è il 2, il 5, che sarebbero De Sciglio, Artur, Danilo... No, il 4 è De Ligt. Sì. Questi quattro qua. È un 2-5-1. La difesa a 4 è con Artur. È un 4-5-1 come posizioni medie. Spicca sicuramente anche molto più in basso rispetto... Non dico a quanto ci aspettassimo noi, ma secondo me anche rispetto a... No, molto più alto Pellegrini. È molto più alto Pellegrini. Gioca molto più alto Pellegrini. Ora negli spogliatoi starà facendo la reprimenda o preparerà il cambio per Ache o comunque sulla destra e magari un attaccante ci pensa. Oh mio Dio. Ma no, non può metterli in tre morata Vlahovic, Ken? Fabio, puoi pubblicare le foto? Sì, dimmi, quali foto? Ti devo far vedere una statistica, che è una roba che è raccapricciante, sulla redazione, Sì. Allora. Mettila a tutto schermo. Aspetta perché... che la scarica. Aspetta, cazzo, che la scarica. Scusate. Allora. No, un ragazzi, si rompe la statistica. A video, sì, siamo coraggiosi, siamo uomini, siamo nati coraggiosi. Questa mi sembra più attendibile rispetto a quella che ci diceva Matteo. Ecco qua. Possesso palla 63 a 37, tiri totali 10-0, tiri in porta 3-0, tiri fuori 4-0, tiri bloccati 3-0, calci d'angolo 1-0. Però abbiamo vinto nei falli, Nei falli. quindi partita positiva, come dice Allegri, è partita positiva questa. Quando i duelli tu li vinci, fai una partita buona. Però gli abbiamo distrutto. Me la fate rivedere? Di dov'è? Di cos'è? Aspetta, te la rimando a video, te la rimando subito. È sul redazionale. Sul redazionale l'ho messa. Me l'ha data Blanci. No, pensa. Digli di venire a Blanci invece le sta lì. Mannaggia la miseria, digli di venire. No, ma... Ok, Blanci... si vede bene ora? Sì. Questo è lo specchio del primo tempo di Fiorentina-Juventus. Ripetiamo, tiri 10-0, tiri in porta 3-0, 4-0, tiri fuori, tiri bloccati 3-0. A me da 58-42 il possesso di palla, il resto è uguale. Ok. Va bene, come li commentate questi dati analiticamente? Pinelli, lei che mi ha mandato queste schermate, come commenta questi dati? Ma come fai a commentare? Mi viene da ridere, basta, scusate. non lo so, nulla. Ti metto un sottofondo e provi a fare il serio, ci provi? Devo provare a fare il serio. Allora, analisi tattica di Matteo Pinelli, primo tempo Fiorentina-Juventus, prego.
Ma c'è analisi tattica. Facciamo schifo, non facciamo un passaggio di fila. Due passaggi non si possono fare. Non riusciamo a tenere palla nella, no, nella loro metà campo. Io penso che del nostro 38% di possesso palla, il 35% è fatto nella nostra metà campo. Questa partita è veramente inguardabile. È una roba, una sofferenza assurda. Ma non è una sofferenza tanto perché la Fiorentina ci sta assediando, ma perché è proprio soporifera. E io una roba del genere, secondo me, è uno dei peggiori primi tempi che abbia mai visto nella mia vita da quando sono nato. Allora, io ripropongo la domanda, dice Lukex, ma se la Fiorentina può metterci sotto pressione e non farci superare il centrocampo, noi che siamo la cazzo di Juventus, perché dobbiamo fare sto scempio? Ma ci rendiamo conto che ormai consideriamo normale questo dominio totale? Ma chi cazzo siamo diventati? Lukex, esatto. Però ti faccio notare, allora io Lukex, ti voglio bene a Lukex, ma li faccio notare che oggi Romeo, che era in centro a Firenze, ha fatto una fotografia, tu dici, agli Uffizi avrà fatto questa fotografia. No, ha beccato in centro un ragazzo, un tifoso della Juventus, con uno striscione enorme, con su scritto "Io amo Max, il cuoricino è Minnesota". Quindi se questo allenatore è riuscito a fare il lavaggio del cervello al 90% della tifoseria juventina e noi siamo questo 10% che siamo persone tristi e poco allegre, ha vinto lui e quindi ce ne dobbiamo fare una ragione. Ragazzi, ce dobbiamo fare. Sì, però poi se la fanno anche chi vede la Juve che non vince mai. Ma secondo me godono un po'. Loro gli basta di vedere quel signore in panchina, e quindi va bene. Però aspetta, Oscar dice: non sono queste le percentuali. Quindi chi è che sbaglia? Chi sbaglia? Allora, le percentuali noi dice a me 90-10. Oscar, non sarà 90-10, ma sarà 70-30. Sarà 70-30. Vedremo. Allora, ma allora ha ragione Angelo e Allegri è tornato per distruggere il calcio, se no non si spiega. Angelo, vuoi prendere posizione? Non se non ribadire la mia precedente, cioè non ho nulla da aggiungere, se non rassegnazione e angoscia. Va bene, ragazzi, ma siamo anche con 10 infortuni. Io toglierei Vlahovic, tanto per tanto così. Ma sì, per tanto così. Mi ricordo che ieri non lo voleva fare partire titolare Dula. No, infatti, io lo toglierei e lo preserverei. Ma se già così siamo inoffensivi, se te togli Vlahovic... Ma sì, vai sulla velocità di Morata e buonanotte. Tanto, cioè, è così inutile. Cosa serve? Però aspettate, almeno Merck dice: questo era il primo tempo voluto da Allegri, a lui va benissimo così. È tutta Matteo Saverio, è calcio, è strategia, sei mutato però. Mutato, Matte. Sei mutato e adesso si è anche frizzato. Matteo Saverio non lo vediamo più. Mi sentite? Adesso sì. Dico che l'unica cosa che Allegri non gli piace di questa partita è quelle tre ripartenze che abbiamo avuto, che abbiamo dato quel passaggio in profondità sia per Rabiot che per Pellegrini. Quello non gli è piaciuto, non gli è piaciuto. Perché è preparata così. Va bene, si riscaldano le due squadre sono che dieci? Sono pronte. Scusa. Campo, sì. Ma senza polemica, ma chi sono i 10 titolari fuori? 10 titolari fuori? Io vedo Szczęsny, vedo il portiere, no, comunque vale Szczęsny, va sì, no, per dire il portiere è valido, non è quel problema. Mancano Bonucci, Bonucci. Aspetta, io vedo in campo un portiere che è l'ultimo dei nostri problemi, quindi siamo già a 10 giocatori da considerare. De Ligt, Danilo, Vlahovic, i centrocampisti, alla fine Rabiot è un titolarissimo. Locatelli è un titolare, Rabiot Locatelli è un titolare, Arthur può essere un titolare come può non esserlo. Arthur e Locatelli secondo me è il migliore, cioè i migliori che abbiamo tecnicamente forse, no? Cioè, nel senso, io non credo che questo scempio sia dovuto agli assenze. Ecco, avessimo fatto una partita normale e fossimo calati sul finale, ti avrei detto, forse anche perché ci mancano tanti giocatori, la stanchezza inizia a esserci, non abbiamo cambi e ci sta di perdere magari verso la fine per delle assenze. Ma partire i primi 45 minuti con questo, secondo me, è malafede dare un alibi, cioè... dare un alibi per non fare un'ottima partita, no, ma ci per fa la lista niente... basta vedere. Chiellini, Sandro, McKennie, Quadrado, Dybala e sono è Chiesa, però... ho capito, ma là ci dobbiamo fermi un secondo, datemi tempo. Ma allora ci dobbiamo mettere d'accordo, Dybala non era scarso in offensivo e non da rinnovare, e là, se ci lamentiamo che è fuori, allora perché non lo rinnoviamo?
Cioè, no, mi fa... sai, lasciamo perdere. Secondo me te lo torniamo sempre al solito discorso, cioè che quando ti affidi così tanto ai singoli attorno crei il nulla, quando ti mancano i singoli poi ti resta il nulla, e questo è il punto. E forse vedremmo, ecco, magari una sbobba un po' migliore, l'abbiamo vista con Juve Verona, forse anche a Bergamo, però è sempre la solita sbobba, ragazzi, cioè da questo punto di vista... Sì, perché c'è la giocata del singolo, Angelo, sì, di qualità... Cioè, conquisti palla verticale, anche a 50 metri, ma che cazzo di piano gara è, scusatemi? Sì, ricordatevi gli ultimi gol che abbiamo fatto in quelle partite in cui hai citato anche tu, ma anche la Champions League, è un lancione lungo di Danilo per una gran giocata di Vlahovic. Sono giocate difficili, sono in qualità, se poi hai giocatori come Dybala ha una qualità diversa nel passaggio, mi ricordo il passaggio di prima Vlahovic all'esordio che lo mette in porta, in pratica. Quel tipo di qualità, e se non ce l'abbiamo e non hanno la giocata, non fanno la giocata, forse l'ingresso di Cuadrado, se riesce a fare qualche giocata, può cambiare la partita, la nostra fase offensiva, perché questo. Al pezzo ti sto scrivendo, ti voglio molto bene, sappilo, ti voglio molto bene per la notizia che mi hai dato, mi hai risollevato la serata, grazie mille Real Pezzo, per l'abbonamento ma soprattutto per questa notizia. Queste sono cose nostre, però. Allora, piano gara anni 50, bravo Angelo, d'accordissimo, ma tra angeli, siete sentiti prima voi, originaria, va bene. I veri valori che ci mancano sono Chiesa, Dybala e McKennie, stop, dice Lukex, poi vediamo, sempre Oscar, vi ricordate Juve Milan con Cuadrado che andava dentro il campo in costruzione, non proviamo più nulla. Poi, bravo Pinelli, dice underrated, Cuadrado fa schifo, Dybala fa schifo, Chiellini è morto, mi dissocio, Bonucci fa schifo, fanno tutti schifo, tranne quando sono infortunati per difendere Minnesota. Questo firma. È il problema. Va bene, ok. Aspetta, Gropius dice che era dal 78 che non vedeva la Juventus giocare così. Proprio l'anno giusto. Da Juventus Pisa. No, comunque per chiudere, cerchiamo di iniziare a fare qualcosa, vinciamo sta cazzo di partita, facciamo un gol e basta. Perché almeno fa un gol, almeno fa un gol. Gli 11 giocatori che sono in campo sono forti, quindi la possibilità c'è. Dai, cioè, come il direttore lo sa bene, come si dice nello sport americano, next man up. Quando esattamente, manca... sto facendo tutta la stagione allora, con Next Man Up, per favore, non me ne parlate. No, va, ma bene, il ragionamento di Marte c'è, cioè che con Danilo De Sciglio, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini, probabile. Cioè... sulla destra è almeno un attaccante, lui lo cambia, io pensavo facesse entrare anche Morata, ma sulla destra che era improponibile là. E quindi farà, allora mette Cuadrado per Ache, farà Morata che nel finale, Angelo, sì, sicuramente cambio punta per comunque punta. Ache, da Marley Ache, il solito win-win Ache. Quindi adesso no, perché lo Juventino intristellato potrà dire: avete visto, coi giovani non si va avanti. Fa bene Allegri, se avesse segnato, bravo Allegri che l'ha fatto esordire. Il solito win-win. A che è bocciato dopo 45 minuti di fuori loro, la famosa gestione allegriana dei giovani. Vabbè ragazzi, dai, non ha giocato bene. Detto questo, era peggiore in campo, dai, ci sta. Sì, assolutamente. Sì, ma... Allora, adesso che è ricominciata la partita, state con noi. La partita è noiosa, state con noi. Dite ai vostri amici, con i vostri social, eccolo, Instagram, Twitter, TikTok, di collegarsi all'Ai Bianconera, che la commentiamo noi la partita, così sconfiggiamo la noia per tutti voi e anche per i vostri amici. Dateci una mano con sub, donazioni, con gli bits e con lo spam, se possibile. Aiutate e sostenete la Bianconera. Passaggio sbagliato, riparte la Fiorentina. Dai. Sbaglia bene, anche la Fiorentina. Quadrato. Bene. Buono, gioco. Il pallone. Fuori gioco. Anche qua, ma perché? Sì, infatti, cioè, palla conquistata, palla avanti, ma perché? Ma perché? Cioè, veramente, Angelo, però quando dicono quando dicono a sto fatto, ma lui urla di andare avanti, fare, ma se fanno come cazzo vogliono loro è peggio. Cioè, questo qui ha pensato che doveva buttarlo avanti così di testa sua. Ma perché, Matteo, secondo te non è una consegna di Allegri questa, cioè di andare sempre invertita? Secondo me sì.
Beh, Locatelli ha cambiato completamente il modo di giocare. Scusa, ormai tutti vanno in verticale. Oh, tra l'altro, a me il calcio in verticale si è organizzato ed è fatto con ma l'idea devi gestire, sono in 4 contro 4, 6, la gestisci, vai in porta da solo praticamente. Va bene, duello Piontek d'Elite. Tra l'altro anche, ragazzi, Piontek non si è visto proprio, Vabbè, ecco. C'ha d'Elite. Però se mette Cabral, secondo me, potrebbe dare più fastidio, forse per le sue caratteristiche. Tutte e due li deve mettere. Tutte e due insieme? Bah. Comunque, se abbiamo passati, almeno senza palle, a un 4-4-2 un po' più scolastico, almeno la sensazione senza palle. Attenzione alla Fiorentina che riparte con Torreira, il lancio lungo per Iconè, aiuto! Decido su di lui, non lo tiene Iconè! Che merda, Decido! Mamma mia, Decido! Mamma mia, signore mio! Che merda! Mamma mia, graziati, pro! Grazie, mamma ma la parata mia. No, Decido recuperato, ma la, cioè, sul palo la mette Perino o mamma recupera Decido? Palo secco sotto gli occhi di Cabral di dietro. Intanto c'è una sub, ringraziamo il nostro amico, grazie Casio Organo Ventura, fai parte della Gang di Live Bianconera. Credo che è un nuovo abbonato, non vorrei sbagliare, ma bella è casa. Un nuovo abbonato. Grazie mille per la tua sub. Attenzione, riparte Iconè, ci è maturo. È maturo il gol. Oh, segnatevi queste parole. Questi stanno sbagliando troppo. Vinciamo noi. Fate la clip. Però hai visto la mossa, ragazzi. Angelo? Hai visto? Cioè, Italiano gli ha chiesto di tagliare dentro. Quando vedi la posizione adesso, non è più largo. Prima era largo a pestare la linea. Adesso è molto più stretto, infatti ci ha creato due fastidi subito, immediati. Va bene, Rabiot, girato di spalle per Artur, di prima, Ken può allargare il gioco, la tiene un po' troppo, la tiene ancora, Ken, vaffanculo, dai! Ma perché Saponara, non la dà mai via sta palla? Palla per Saponara, e spazza via la Juventus. Ora con Rabiot, può scassare Rabiot. La palla è buona per Dusan Vlahovic, ne ha tre addosso, tacco per non fare nulla. Non può fare. Comunque io penso che la tecnica di Allegri è per non far utilizzare i fischietti ai tifosi della Fiorentina. Non dargli palla, così Vlahovic non la può toccare. E fargli buttare 10.000 euro di fischietti. 10.000 euro di fischietti sono un euro l'uno. Quanto costa un fischietto? Ma un fischietto... Ma quanto costa una banana a Palermo? Quanto costa un fischietto a Firenze, mi verrebbe da dire. Va bene, la Fiorentina riparte con Torreira, sta giocando una gran partita. Bravo qui Artur a tenere campo, rilancia ora di prima Perin. A vuoto sia Locatelli, tutti quanti a vuoto. Fasi che definirei confuse di gioco. Abbastanza confuse. va bene, Rabiot sbaglia scelta pure davanti agli omini del bagno, pure secondo me, sono d'accordo. Ragazzi, non vi siete accorti che ma siamo passati a 4-4-2 con Decidio centrale puro? Ce ne siamo accorti. Se ne è accorto anche Iconè, se ne è accorto. Intanto qui Vlahovic, mamma mia, non era una finta, temo che non fosse una finta. Va bene, sei una finta. Sono molto Mastro, sono molto triste. Ultimamente sto dicendo tutte le partite della Juventus. Siamo con te, Mastro. Non mollare, state con noi e la vinceremo. Stato con ha noi, fatto state la finta. Ken ha fatto, cioè... ti è uscito un cazzo. Questa tanto c'è una rimessa una finta, laterale. Secondo me, la partita è una finta di giocare. Che sta dicendo Allegri? Che cazzo dice? Senza palla, la palla. Va bene, 50° minuto di gioco. No, ero tentato da mettere l'audio Pacciani con Allegri che parla, però mi sono contenuto veramente. No, lo dobbiamo fare. La prossima volta lo faccio. Ancora Terracciano. E vabbè, leggiamo la chat, dai. Allora, è Chelsea Juve, ma la Juve non ha sbagliato tutti i gol. Ma il Chelsea? L'abbiamo prese 4, non abbiamo preso Stamford Bridge, ragazzi. Cosa? Lì, cioè, non ho capito. No,
un nostro ascoltatore ha scritto che questa è Chelsea Juve, ma con la Viola che ha sbagliato quella... tutti i gol. Ma quella con l'1-0? Quella a Londra, Matte, quella a Londra, quella che abbiamo perso 4-0. Ah, ok. Non ci va tanto lontano, onestamente. Non ci va tanto lontano. Va bene. Castrovilli, smiste il pallone. Siamo al minuto 51:39, Cabe. Attenzione alla Fiorentina, che può farsi pericolosa. Venuti, riceve in posizione in area di rigore. Ci riportiamo dentro. Ci riportiamo direttamente dentro. L'hanno fatto entrare. Ma nessuno che va... Incredibile. Notti in aria eravamo. Cioè... Incredibile, allucinante. Castrovilli, vediamo il cross al centro, De Ligt spazza non benissimo, c'è Iconè che non controlla bene il pallone, Torreira aiuta il suo compagno di squadra, Iconè che sta facendo un partitone, tiro di Iconè, la parata centrale di Perin, 52esimo. Ma Iconè comunque l'han preso, non è partito subito titolare, l'ha messa all'ultima contro il Sassuolo e non ha fatto una grandissima partita, e adesso però stasera grande spolvero. Iconè è francese? Di dov'è? Ha preso da Lille. Lui credo sia francese. Vediamo. No. Fiorentina attacca con 7 uomini, dice Patri, poi ex Lille. Sì. Iconè fa quello che vuole. Va bene. Attacca ancora la Viola. Possesso per la squadra italiana. Il pallone però questa volta brutto. Rimessa dal fondo per... la Juventus al 52esimo, e la gente dice, Lucas che dice che Allegri gioca così perché ci vuole equilibrio, ma Dio santo Dio, dove cazzo sta l'equilibrio? Se potevamo già stare sotto 2-3-0 e stiamo stati graziati, e chi lo sa. Intanto schermo nero per Cacciola, che ha difficoltà tecniche, però adesso rientrerà. Che colpe ha italiano se Iconè tira centrale? Ma chi gli sta dando la colpa? No, nessuno, figuriamoci. 12 tiri a 1, che strazio. Grazie. Che strazio. Allora, abbiamo il baricentro al limite dell'area piccola, dice Scrabiot. Poi Sulè, potremmo mettereste voi Sulè in campo? Vale tra le gioco, linee, dice. Al mediano, tra le linee a fare mediano. Il mediano al posto di Dybala potrebbe aiutare. Sì, la locura, diciamo, in termini di locura, ma poi in termini di efficacia non mi aspetto niente da Sulè. No, ma non perché è scarso. La mandracata, attenzione la palla della Juventus, buona, non c'è nessuno. Vediamo Cuadrado che riceve, può tirare Rabiot, tira Adrien, niente, allarga il gioco, attenzione la palla è buona, Terracciano la blocca e la fa su. Va bene, la Fiorentina che può riconquistare il pallone, intanto è rientrato Cacciola e lo aggiunge, mi è imballato il browser, scusate. Ok, palla per la Viola, Iconè servito, spara la porta, tutto di prima questo scambio, ora ancora Biraghi, Saponara mette il pallone al centro, è buono, mamma mia, ancora il cross di Biraghi, colpo di testa, ancora bloccato, vabbè, altro tiro in porta, poteva essere pericoloso questo. Baricentro un po' più basso ed entriamo agli Uffizi. Ci siete mai stati? Io non ci sono mai stato. Io sì, bello. Tre volte con le scuole. Tre volte con le scuole, ragazzi. Da fare. Come? Bella città. Io due volte. Live turistica. Siete mai stati a Firenze? Dato che la partita non offre spunti, diteci se siete mai stati a Firenze. Anzi, se avete visto anche il Franchi, se siete mai stati dentro il Franchi a vedere Franchi una partita di calcio. Perfetto. Io credo qualche Fiorentina Juventus. L'hai vista? Una Fiorentina Juventus live? L'hai vista? Sì, ero piccolo, però. Piccolo, ma neanche tanto. Mi sembra ai tempi di Papa Vaigo, quei giocatori lì. Ora non mi ricordo. Papa Vaigo! Quei tempi lì, sì. Osvaldo, la Fiorentina, quelli lì. Camoranesi da noi. Di preciso non ve lo so dire, però. Attenzione, Oddio! Se l'è mangiato. Dio caro. Se l'è mangiato. Mezza palla gol ha avuto e la stava per buttare dentro, ragazzi. Era difficile, però Teo doveva alzarla un po' di più, ma era difficile. Palla di De Sciglio. Qui è bravissimo Vlahovic a far fuori Igor, lo fa fuori e poi col pallonetto cerca di sorprendere Terracciano, fa anche il gesto Vlahovic. Più alto, sì. E all'improvviso, come dice Jay Cooper, Dujan cercato di buttarla dentro. Calcio da abbiamo fatto un tiro in porta. Dai, calcio. Forse la sblocchiamo. Ci siamo accesi. 56esimo, crediamoci.
Eccolo, 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 calcio. Ma perché non fai, cazzo? Perché non ti spendi il fallo, spendi il fallo, spendi il fallo. C'è Pellegrini su di lui, attenzione, lo devi ricordare. Bravo, 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 no. Attenzione, Castrovilli, la Fiorentina fa no, questo. Qua, inutile, bravo, bravo. Ma lì non falli fallo. Che sono quale, ma mi ha fomentato. Ma Rabiot è un coglione, porca puttana. Castrovilli non è un gran tiratore. Io gli avrei concesso il tiro. A Iconè no, a Castrovilli. Ma scusate, ma non c'è il replay. Ma perché Rabiot non si gira e tira? Perché dai quella palla dietro, cazzo? Santo Madonna. Dio! Ah, yeah. Neanche al giocatore che stava arrivando per tirare, cioè quello in movimento era Locatelli, l'ha data ad Arthur che era fermo. Questa è la mattonella di Viraghi, eh? Punizione, ecco. Posizione interessante per la Viola. Vediamo. Vediamo. Viraghi si concentra. Ha paura di sbagliare Rabiot, ma io ho paura di dire cose brutte su Rabiot stasera. Va bene. Viraghi, 57esimo. La mattonella è giusta, ma speriamo che gli amuleti funzionino. C'è anche Torreira, ma non credo che sarà lui l'incaricato a battere. Viraghi. Aspetta il fischio. Ecco il corso, il tiro. La parata di Perin. Era sul palo di Perin. L'ha respinta, rimessa laterale. Bene. Rabiot pietoso sempre comunque, una costante, Drugo. Perché Rabiot è scarso, semplice. Chi ama il mancino di Rabiot ha problemi con i sentimenti, ma anche con la vista, secondo me, Gazzetta. Anche con la vista. Anche con la vista. Salutiamo si Blanchi, sa, tra l'altro, che ci segue sempre. Salutiamo Blanchi. Che ci segue. Intanto esce Ken, entra Morata. Cambio, cambio, stati, cambio. Alvaro stati, per... Stati. Cambio per classico, cambio, erano gli unici due che potevo usare. Artur lì si tira, anche se la spara in tribuna va bene lo stesso, ma non puoi fare quella roba. No, ma ragazzi, avete ragione voi. Entrato Alvarito, rimessa tra le per la Fiorentina con Biraghi, 58esimo. Squadre ora che cercano di strappare per un gol. Lancio lungo di Locatelli verso nessuno. Mettiamo Miretti direzione calcio. Mamma mia. Fiorentina che controlla con Igor. Dietro per Terracciano, 0 gol in 150 minuti tra ieri e oggi, ragazzi. Questo è il calcio italiano, 0 gol. Ma non il calcio di italiano. Sì, la Fiorentina almeno ha provato, anche la Juve adesso con Vlahovic, l'unica occasione della partita, però vabbè. Va bene, va bene, va bene. Si ricomincia. Juventus che controlla il pallone, ora con Mattis De Ligt. Fallo correre. Sceglio in orizzontale per De Ligt. Comunque per chi guarderà aspetta, scusa, azione della Fiorentina con Saponara, vediamo. Saponara potrebbe saltare Rabiot, non ce la fa. Castroviglia allarga per Biraghi, può scodellare in mezzo, ancora ribattuto, riprende Biraghi, cerca l'inserimento di Saponara e bravo. Comunque dicevo, per chi vuole, chi guarderà la live in replica domani, io vi sfido a contare quante volte ho sbadigliato. Se lo scrivete nei commenti, lo scrivete su Twitter, vi faccio il regalo. Però è una sfida, Non so se è legale su Twitch un drinking game, però non penso che lo sia. Non lo so. Non penso si possa. Cioè, ogni volta che diciamo calcio fai uno sciottino di qualcosa. Ma questo lo possono fare gli ascoltatori da soli a casa, questo lo possono fare. Infatti, se uno lo fa per conto suo... Esatto. O con l'acqua. Esatto. Pilelli, lei vuole fare un gioco alcolico, dice Frad. Noi ci dissociamo nella maniera più assoluta. Va bene, palla per Saponara. Piontek, che sta facendo una partita veramente brutta, cerca il tocco di mano, ma l'arbitro dice, ma dove cazzo vai? E riparte la Juventus. Coglione. Con il coraggioso, esatto. La puoi guardare, ma cosa vuoi? La Juve che riparte, Morata stoppa bene e allarga per Quadrado. Quadrado. Il mio intento, Fracer, è questo: a inchiodarvi alla sedia mentre ci guardate. Calcio! 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 Vediamo, Morata. Eccolo. Comunque, questo è calcio. Calcio. Qua è calcio. Da una parte all'altra del campo. Abbonati, mettete calcio come emoticon, dai. Fatelo uscire fuori, questo calcio.
questo calcio 61esimo. Mamma mia, ecco, buono il pallone per Vlahovic, ci stava. Vediamo la Fiorentina che può ricominciare a tamboreggiare, ma la palla esce, rimessa laterale. Intanto potete continuare ad abbonarvi, ragazzi, e avete questa, questa emoticon qui che vedete a video, ce l'avrete, sarà tutta vostra. Calcio, abbonatevi, vogliamo nuovi abbonati, nuovi iscritti e anche dei rinnovi, se ci sono da rinnovare degli abbonamenti. Dai, aumentiamo il seguito di MD. Calcio nei maroni, dice Scobar. Calcio nei maroni, ma sempre calcio, giusto, calcione? Calcione, calcio, e quello è calcione. Ok, palla per Quadrado che deve mantenere attenzione, si porta la palla, loro. È uscita, uscita. Ah, rimessa, rimessa. È loro. Più calcio, questo è per Angelo, più calcio meno Machiavelli. Concordo. Vabbè, calcio, quello a prescindere, calcio, non è che... calcio. Non lui. Vediamo la Fiorentina. Niente, vai, 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 avanti, avanti, avanti. Verticalizziamo. No, allora, la larga. Due ore. Tutte le volte. Saponara. Controlla la Viola. Castrovilli, attenzione, Saponara. Siamo dentro in area di rigore, tutti dentro. Saponara se la porta a spasso, può tirare. Buonaventura, per fortuna, ci va bene, viene ribattuta. Poi schifezza totale. Di chi era questo? Venuti. Venuti. Si era venuti, ex laterali. Li stiamo allora seriamente attirando nella nostra area. Cioè, il pressing si è limitato alla lunetta quasi. Come dice Vanial, se vi abbonate, Mago Max la risolve con i cambi. Sono finiti i cambi, Vanial. Infatti, lo mette sulle... Allora, cazzo, fate fa pubblicità, ma ci fa pubblicità e poi su... Ma siete veramente assurdi, siete. Mette il ha calcio. Ragione Vanial. Mette il calcio. Sono rimasti Miretti e Sulè. Appunto, ci sono i cambi. Calcio. Andiamo, buona ventura. Che strozzi che siete. Fiorentina in avanti. Si spende Locatelli, ma non ne ha. Attenzione a Bonaventura. Fa un dribbling. Buonaventura, aiuto. No. Saponara. Saponara dietro da Castrovilli, occhio che ce l'ha lui, non tira, allarga il tiro. La tattica è dare palla a Venuti di modo che tiri lui. Sì. Bonaventura che è alto 1,20 m e ha anche la sua età, si è mangiato Locatelli. Io credo che renda l'idea dello stato dello Juve in questo momento. Quando dobbiamo gestire la palla verticalizziamo, quando dobbiamo verticalizzare la gestiamo, dice Bernardeschi. Entrano Cabral e Sottil. Sottil veniva portato titolare alla vigilia, ma in realtà abbiamo Bernardeschi in panca? No, mi sa niente calcio. Piontek, allora, voto alla partita di Piontek, ragazzi, 4,5, ma Lautariano. Scusate, questo è bellissimo, questo commento. Red Ronnie, gli UFO scortano Rabiot sulla fascia. Fiorentina. Ok. Va bene, no, su base, questa è la base dei droni. Questa è proprio base Rabiot, base dei droni. 64esimo minuto, Juventus che può cercare una palla con lancio lungo a scavalcare per Vlahovic, vediamo. Combatte Vlahovic. Sì, però se non si rischia neanche questo non esiste, ragazzi. Ah, ecco, ok. Dato? Questo c'è. Ma sì, questo è netto, dai. Lo ha preso per tutta la maglia, cioè una roba allucinante. Allora, voti a Piontek. 6 classiche partite che si trova contro l'Elite, pistola salve, 2. Cabral con la panza, la schiaffa dentro, Patri. Non sapevo che di essere... Guardalo. Vediamo ora la Juve. La palla è buona per Rabiot. No, Dusan. Vediamo, intanto non è l'altra palla. Sbaglia, Dusan. Palla per Artur. Era buono. Sì, non ha fermato il gioco. Ma in realtà la panza dei Cabral, secondo me, ha gli addominali anche la sua. Calcio. Occhio d'Artur, dietro. Danilo, Quadrado, ancora Danilo. Danilo sempre col pallone, 65esimo, ecco. Quadrado, Allegri si sbraccia, ecco. Ma non so per cosa si sta sbracciando, perché le sue Juve sono tutte uguali. Artur, vediamo.
tiene il pallone, lo dà non ce a Morata, Morata, rente, non gli azzeccano uno contro uno. E fallo di Locatelli. Sì. Che tristezza. Che tristezza. 0-0 non è un bellissimo risultato, però, mi stai detto con noi, ragazzi. Vuol dire che cioè, è come col Villarreal, al ritorno devi vincere, punto. Pareggio perdi. Sì, solo un risultato hai, la vittoria. Hai solo la vittoria. Sì. Certo. Va bene, 66esimo. O i calci di rigore. Buonaventura. Tra le linee trova Torreira. Aia. Torreira, se li può... Guardate, ma mi è andata bene, dai. Fallo su Artur, calci fallo, fallo. Xarxes dice la risolviamo nel finale. Lucas, concordate sul fatto che Igor è più forte di De Sciglio? Non ci vuole, non è che ci vuole molto, cioè. Va bene, al ritorno ti difendi per non prendere gol, scontato a Resfini, e poi Nosoha, ragazzi, questa squadra non si può veramente più vedere, ma che schifo siamo diventati. Arriva. Bene, che arriva il gol! Non bene, forse sì. Dusan, Igor è molto bravo a tenere la posizione. Ancora la Fiorentina, con Iconè, poi venuti dietro da Terracciano, e ricomincia il gioco. Fase di stanca, ora le squadre forse hanno entrambe paura di prendere un gol. Quadrado va in pressing su Biraghi, calcio di punizione per la Fiorentina. Arthur, dico il migliore del centrocampo di oggi, siete d'accordo? Beh, con questo Rabiot e Locatelli ci vuole... anch'io sarei stato il migliore in campo del centrocampo. Che voto gli dareste ora ad Arthur? 6.5. Sei più 6.5, sì. Mentre gli altri due, Locatelli e Rabiot? 5.5. Anche la chat, scrivete che leggiamo i vostri commenti. Ma sì, 5.5 a tutte e due. Vediamo la Juventus con Danilo. Dai. La palla è buona, forse! Un po' lenta. Danilo è diventato l'assist man preferito per Vlahovic. Cioè, vedi che livello a cui siamo arrivati. Se non si inventa una palla, attenzione, Danilo, attenzione Cabral, 3 contro 3. Contro 3, vediamo, deve tenere De Ligt, appoggia Cabral a Sottil che tira la palla deviata, mamma mia se la palla passa, mamma mia sono dolori se quella palla passa. La Juventus può farsi avanti, attenzione a Vlahovic, spara la porta, ne ha 2 contro, è un sandwich, ma tiene palla, costretto ai lavori impossibili, ragazzi. Non ho fischiato per lui. Fallo di mano. Batte veloce la Fiorentina. Torreira, Iconè. Dietro per Castrovilli. Ci avviciniamo al 20 minuti dalla fine. È il momento di Mattia Scalcio, ragazzi. Sottil, uno contro Quadrado. Sottil. Serie di finte del giocatore della Fiorentina. Poi appoggia per Castrovilli. Ancora per Torreira. Potrebbe tirare in porta. Non scarica il destro. Allarga ancora. Il cross di Venuti, vediamo, interviene Danilo, fallo, che è un giocatore della Juventus. Che fischiato? Niente. Tanto, la spalla, c'è un dolore alla spalla. Calcio d'angolo? Calcio d'angolo. Allora, la chat, 5 Loga, 0 Rabiot, per me tutte e tre da 5, Sixwill, poi 6 Artur, gli altri 5, diciamo 6 più per Artur, ma anche per gli interventi in difesa. Direttore, la Juve ha sempre paura di prendere gol. Lo so, fischia sempre benedetto uomo, lo so. Come mai la fascia Danilo? Me lo chiedo anch'io, però io non l'ho data a lui. Perché mette le foto con le gobbe. Non so se avete visto l'imprecazione di Allegri con mano sospetta, tra l'altro. Calcio d'angolo battuto, Biraghi, esce Perin, attenzione, il tiro! Ribattuto, può ripartire muro, la Juve. Proprio muro, vai. Muro. Vaffanculo, va! Mamma ancora mia, a terra, ragazzi. Madonna. Il cross in mezzo, esce Perin, palla sua. Aspetta, Perin. Non buttarla. Dai, è buona. Quadrado. Vai, Gianni. Dai, Quadrado, però. Fallo. Mamma mia. Non ci credi altro giallo? Sembra che stiamo giocando a football, abbiamo guadagnato 30 yard. Mamma mia. Speriamo che Quadrado abbia capito che quest'arbitro non glieli fischia i falli a cui lui... in cui lui è bravo a procurarsi, diciamo. Non gli fischia niente, quindi speriamo l'abbia capito. Va bene. Punizione per la Juve, giallo per... Qui è proprio al limite.
Jack Bonaventura. Vediamo Guida che si guarda attorno. Punizione dovrebbe essere stata già battuta. Locatelli col pallone. La palla è buona. Morata, scambio, no, stretto. Oh, fallo, fallo. Non è fallo. Fallo. Date palla a Dusan. E oh, calcio di punizione, forza Dusan. Non è proprio il limite, ma quasi. No, quasi quadrato di cazzo. Giallo per Milenkovic. Giallo per Milenkovic. Ci dicono chi è il kicker e Dusan. Dusan è il nostro kicker. Perché non ce ne sono altri neanche volendo. Ha preso palla a Cuadrado, eh? Sì, dai, Cuadrado è fare in culo, cioè... No, Dusan. Dai, ora, Cuadrado però li rompe il cazzo. Non vorrei portare sfiga, no, ma Berna... No, Cuadrado. No, non rompesse il cazzo. No, era più vicina però, ragazzi, quella di Berna, eh? Però la coincidenza ci starebbe, dai, anche a livello storico. Come rivalsa non piacerebbe. Dai, ci sta. Vai, Dusan, dai. Quadrado, togliti. Vaffanculo loro e sti fischietti. Buttali tu, sa dove questi fischietti. Sì, non è proprio una posizione ideale per un mancino. Quadrado, è un po'... Si stanno litigando, eh? Sì, devi andare a fare in culo, dai. Dusan e Cuadrado, vedi che a turno prendono la palla e se la cambiano. Vediamo. No, la vuole tirare Vlahovic, però. Se la sente e la vuole tirare lui. No. C'è però Cuadrado che se l'è presa... È veramente forse un litigio tra tira i due. Quadrado, potrebbe andare col sinistro Vlahovic o col destro Cuadrado. Vediamo. Tira Cuadrado. Vabbè, questa merda. Questo pezzo di merda. Culo, sei un coglione, l'ha detto. Ha detto il cazzo, gli ha detto Pellegrini. Te lo dico io. Sì, ma almeno per aumentare la storia di sta partita poteva farti a Vlahovic, porca. Nonnismo di Cuadrado qui. Cuadrado è un senatore. Chi l'ha presa la punizione? Però è un senatore simpatico, Cuadrado. Morata, mi sembra. Morata. Quindi nemmeno l'angolo, nemmeno dire... battuto corto. Eccolo. Attenzione, Danilo di testa! Palla fuori. Era difficile. Dai, però. Va bene. 73esimo, 0-0. Un gol in trasferta sarebbe vitale per la Juventus, per affrontare il ritorno con più serenità. 0-0 ci costringerebbe praticamente alla vittoria, sarebbe il secondo turno in cui saremmo costretti a vincere, oltre a quello di Champions con il Villarreal. Intanto la chat non è generosissima con Cuadrado. Maledetto, come maledetto? Va bene, mi dissocio. Vediamo la Fiorentina che controlla. Sottil, bravo qui Danilo ad intervenire. Danilo allarga per Cuadrado. Cuadrado si guarda attorno, non vede nessuno. Scambio buono per Vlahovic, buono. Forza, buono. Locatelli, avanti. Locatelli è buono! Buono. Attenzione, dai. Artur! Vai, Artur! Ne hai due! Sì. No, l'hanno raddoppiato, Angolo, angolo. Battilo bene, Stanga. No, non buttiamolo corto, buttiamo sta palla in aria, dai. Battilo bene, Delic di testa. Dai, che loro si spaventano. Sullo 0-0 loro un po' di strizza ce l'hanno ora. Sì, ora dai. Sì. Con Blau e Cinare non si può mai stare tranquilli. Forza, dai. Cuadrado. Vediamo se lo batte bene. Eccolo. Il calcio d'angolo dell'Elite. Non ci arriva. Buonaventura, attenzione. Bravo, non ci spogliamo al contropiede. Tiene dell'Elite. Attenzione. Iconè riceve, spalle, ne ha due addosso. Bravo Iconè qui, bravo, a mantenere la posizione. E a rallentare dietro Arturo senza palla si sta sbattendo un sacco, molto più di Rabiot e Locatelli. Bravo Arturo senza palla. Palla per la Fiorentina con Biraghi. Ora Sottil per Castrovilli. Palla buona per Torreira, che viene sempre lasciato per calciare in porta. Attenzione, Iconè, aiuto, Buonaventura, al limite dell'area di rigore, se la porta ne ha due, allarga ancora, però non c'è nessuno. Per il gioco. Laterale per la Juventus. Ok. Rimessa laterale. Comunque era per il gioco. Ok. Allora, ma quanti erano a saltare? Sembra vuota l'area. Ok. Che okay, ma... devono crollare adesso, altrimenti chiamo l'antidoping, dice Underrated. È un po' calata la Fiorentina, comprensibilmente. Sì. È un po' calata.
E quindi ora ci vuole l'allegrata, dai. Sì, l'allegrata. Chi era quello che si scaldava della Fiorentina? Lancione di Locatelli. Ma dai, era lì che va dentro. Fallo. Però Quadrado fa sempre la stessa giocata adesso. Madonna. Punizione per la Juventus. Batte Arthur per Rabiot. Posizione strana, la palla persa, Pellegrini. Ma bravo. Quello che stava scando era Malè. Ragazzi, Malè a occhio è un buonissimo giocatore, un peperino. Un peperino, me la giocava a Venezia l'anno scorso. Visto anche più volte, anche nel turno di playoff di Serie B, purtroppo. Attenzione, Pellegrini per De Ligt, dietro Locatelli per Perin, si ricomincia da capo al 77esimo. Iconè assomiglia alla Lacazette, ci dicono. Sì, fisicamente. Ma, fisicamente. Ci sono terzini sinistri in Under 23, qualcuno conosce il nome di qualche terzino sinistro in Under 23 promettente per la Juve? No, io sinceramente no. Perfetto. Io di Under 23 non è che ne... Ne avevamo uno che ne sapeva di Under 23, ma è andata male. Ma lo salutiamo. Va bene. No. Vai, Dioca. Attenzione, vai, Dusan. Forza, Dusan. Allarga per Quadrado. La palla è buona per Quadrado. Attenzione, Juanita. No. C'era Morata solo. Ma infatti, ma mettila lì. Che caprone. Tra l'altro anche Quadrado è un ex. Non c'è solamente Vlahovic. Ma mettile in mezzo. Non ottimo l'ingresso per ora di Quadrado, prima con la punizione, ora con questa conclusione sbagliata. Vabbè. 78esimo. Però abbiamo iniziato a tirare in porta. Sì, loro sono calati, attenzione, però De Sciglio ha rotto veramente i coglioni, non lo riesce, non lo tiene una volta, si becca il giallo, non lo tiene una volta. Però almeno l'ha fermato, ha dovuto prendersi il giallo, ma almeno l'ha fermato. Però ragazzi miei, lo sta veramente massacrando. Guarda come ragazzi, sembrava Chiellini quest'estate, Mamma mia, De Sciglio. E che cazzo, ma fai il difensore, ma un attimino tieni posizione, un attimo. Vabbè. Terremoto, tra l'altro, è vero. Quando... Leggi il messaggio di Frad. Come? questo è molto bello. Dimmi il nome! È Quadrado il nome. Nati, calmo. Vediamo, no. Attenzione, scivola qualcuno, è Arthur, la palla è buona per Sottil, c'è da soffrire, Sottil, il cross in mezzo per Cabral, prende, la palla è fuori. Ma mi togliete una curiosità, non mi riesco a ricordare chi, come mai disse dimmi il nome, dico, era dell'allenatore della Juve. Sai che non ho mai sì. Cosa? Sì, era quando è andato via Allegri e doveva sapere chi arrivava al suo posto. Sì, perché io guardavo i suoi video e faceva lì col foglio di carta qua, con scritto dimmi il nome. Sì. Questo è bello. Cabral è tipo Van Diesel, non alto ma pompato. Pinelli, tu che sei un culturista provetto ormai. Ma io ti dico, Cabral mi ricorda che Movenza e Benzema. Però non è toccata piano. No, vabbè, ho detto per me è un bel giocatore, però le movenze non sono a quel livello. Che cazzo fischi, guida, vaffanculo. Ma va. Questa guida se l'è sentita, diciamo. Sì, questo sì, voleva fare. Ma si prendono entrambi, ma non fischiare nulla. Chiamata da fenomeno. Secondo me era fallo di Aidor. Sì, infatti. No, ma tra l'altro notate questa cosa, è una cosa che mi infastidisce tantissimo, soprattutto in Italia, come metodo di arbitraggio. Durante i calci d'angoli, se un difensore si butta, 99 volte su 100 fischiano fallo in attacco, a prescindere se ci sia stato un contatto o meno. È una cosa che mi infastidisce, guardate che non avete idea.
il cosiddetto fallo di confusione, Fabio. Ma ho capito, però il difensore capito, è incentivato a cadere coniato a terra anche se non viene. Ma capito che se è stato coniato il fallo di confusione vuol dire che c'è un problema. Hai capito? Il fallo di confusione. Ma non è cosa male, fischiato? Cabral, perché... Cabral per movenze mi ricorda Benzema e Sdegnu. Cerci mi ricorda Robben. Tra l'altro, Cerci, la famiglia Cerci ha un trascorso con un nostro amico che è in live. Però non vogliamo ricordare quello che è successo. Sono passati tanti anni. È nero su bianco. È nero su bianco su Twitter. Bravo, quindi non c'è bisogno. Bravo Morata. Chi vuole se lo va a cercare lì. Esatto. Salutiamo la signora Cerci. Palla per Rabiot. Artur dietro. Vediamo ora Pellegrini. Per Rabiot, Artur, fallo. Calcio di prima, calcio. Ma come calcio? Abbiamo guadagnato fallo. Che calcio? Nella caviglia. Calcio a Rabiot, ok. Calcio a Rabiot, esatto. Sì, intanto entrare Cova. Intanto la Fiorentina sta per entrare Nico Gonzalez, che è un prospetto molto interessante che la Fiorentina ha comprato quest'estate. Cosa c'è? Che è successo? Intanto? Cosa è successo? Fischi del pubblico. Secondo me Sulè lo mette all'89esimo per fargli battere una punizione da 40 metri magari, a meno che non prendiamo gol prima, se no se siamo sullo 0-0 tipo l'allegrata negli ultimi 5 minuti. Vediamo la Juventus, attenzione, buono questo scambio, punizione, no, si rialza fuori, rimessa per la Juve, no, per loro, no, l'ha toccata, la tocca Iber. Ci avviciniamo all'83esimo, sempre la partita, 0 83esimo, dai cambi nella viola, entra Nico Gonzalez e Duncan ed esce Castrovilli. Duncan che ebbe problemi con la team, ve lo ricordate su Assurdo, il micromondo di Twitter. Ma come ci fa gol Duncan, Dale? Come ci fa gol? Non è possibile. Se ci fa gol Duncan, ci meritiamo l'estinzione. Scusa, fa gol Vlahovic al 93esimo. Proprio vediamo. Venuti lo scambio per Nico Gonzalez. Sto capivo pallone, lo perde molto bene. Dai, bene. Coraggio. No. Arturo Benzema. Attaccato da Cabral. Benzema. Pinelli. Perin per Danilo, si guarda attorno, bravo Danilo, bravo. Per Artur, bravo qui, avanti motorino Rabiot, avanti eccolo. cavallo pazzo, Pellegrini, Morata riceve, ancora Pellegrini, 84esimo, noi torniamo indietro. Perché cercata ancora Artur, Locatelli per Quadrado, falli girare Danilo, tieni, muovila Morata, buona, dai buona. No. Ma ridagliela lì, aveva tre qui, ma questo è proprio un errore, aveva tre linee di passaggio buone. Mamma mia ragazzi, sì, ha provato subito ad andare in porta, perché anche il chip è quello, palla verticale, palla presa, palla verticale, è difficile toglierlo, capito? Va bene, sì lì se chiude il triangolo con Locatelli praticamente siamo 4-2. La chat non ce l'ha con Morata, Morata devi scattare di Dybala, ricordiamolo, altri 25 milioni per prendere Morata, Affarone, Scrabiò. Le poche volte che abbiamo spazio sbagliamo tutte le scelte, pazzesco, dice Luke, se io l'avrei passato più forte, dice Gropius, che sofferenza, Bernardo, Morata riscattiamolo, mi raccomando, vede Basel Bieder, palla per la Fiorentina, Nico Gonzalez, sgasa contro De Sciglio, non fare fallo, angolo. Calcio d'angolo, rivediamo qui. Non c'è niente. Nico Gonzalez, De Sciglio su di lui. Niente, Angelo, un po' fischia lì, dai. Calcio d'angolo, non facciamoci fare feste. Calcio d'angolo. Ah.
Vediamo. Dai. L'angolo battuto. Mamma, era libero, no. Igor. Danilo, bravo. Attenzione. No. Che cazzo fa? Si capisce nulla, poi rinvio, riprende la viola, niente. E Sciglio, regala. Oddio, regala. Aiuto, oh, Duncan. Duncan per Sottil, uno contro uno Sottil. Attenzione, può provare il tiro a giro, ma chi cazzo sei, Insigne sei? Ma cagava. Sottil, chi cazzo sei? Guardalo, va, stai zitto, sta. Io penso di aver capito cosa ha esclamato Sottil, giusto? Di dove è? Non si può ripetere. No. Dove è nato Sottil? Ripetere. Riccardo Sottil è di Torino, Sottil. Quindi magari anche Juventino. È figlio di Sottil, quello che giocava... Guarda Allegri, oh, guarda Allegri! È cazzatissimo. Quello che giocava lì al Parma, lì... Atalanta è figlio dell'ex calciatore dell'Atalanta. Ah, sì. È figlio d'arte, mi ricordavo. Ok. Artur, dietro, per Danilo. Controlla Danilo, se la porta avanti. Buono questo scambio, Locatelli. Occhio, Biraghi, attenzione. Occhio. E spazza della già. Urli che arrivano dalle due panchine. Ora saranno tutti intanto gasati. Tanto Pellegrini, fallo. Tutti gasati su Twitter perché Allegri si incazza e fa le scenate. Vedi, questo è il mio allenatore, diranno. La portiamo a casa ancora. Non è... Però ragazzi, ha ragione Oscar, due giorni di Coppa Italia, ottimo spot per il calcio italiano, che roba imbarazzante. Ci stiamo vedendo una lotta a scudetto in cui nessuno delle big riesce a vincere. La Coppa Italia 2-0-0. Perché dovrebbe essere una partita secca anche questa, Andate e ritorno è una merda, ragazzi. Sì, poi solo le semifinali. Ma poi tra l'altro il ritorno, se gioca tra un mese, in cui le due squadre avranno momenti completamente diversi, una cosa inconcepibile. Bravo Locatelli qui, bravo, per Cuadrado, attenzione, forza, Cuadrado, non la mette subito in mezzo, se la porta avanti, la dà a Vlahovic, spalla alla porta, dai, tre addosso, dietro per Artur. Allarga Artur, no, bellissimo, ma che baffa, mamma mia. Riparte la viola. Con Nico Gonzalez, tiene la posizione, almeno questo. Buonaventura. Manca un minuto e mezzo e poi il recupero. Questo ennesimo 0-0. Biraghi per Sottil. Dietro Sottil per Torreira. Non fatelo tirare. Anche perché non vuole tirare nemmeno lui, tra l'altro. Sempre Torreira che riceve il pallone. Duncan ora appena entrato. Duncan dentro, la palla è buona per Sottil. Aiuto, tiro Sottil. No, altra Sottil. Schifezza di Sottil. Sottil, ma il papà allena l'Ascoli perché l'ho visto oggi. Sì. Perché altrimenti possono andare a fare in culo sia lui che il padre. Così sì, è lui, è lui. Questa è entrata e pensa di vincerla da solo. Vabbè. E lasciamolo convinto allora. C'è un cambio forse? Ho la segnalazione del recupero. Attenzione Angelo, hai perso la scommessa su Lea. Non entra. Attenzione alla Juve. Ecco, vai Artur. Strappo. Fallo. Giallo. La soluzione. Sai cos'è Teo? Nonostante tutto il male che penso di Allegri, io continuo a sopravvalutarlo e questo è il problema. Cioè, continuo sempre a sperare che ci sia qualcosa a cui appigliarmi, manco quello. Niente, è vero. No, non entra nessuno. Due minuti di recupero proprio per... Cioè, secondo te... Si è rotto il cazzo tutto. Questa partita, ragazzi, questa partita, se non sbaglio, costava 70 euro. Il biglietto per... Di base. In tribuna. Mi spiace che tu hai speso. In tribuna, spero. Mamma mia. Rabiot dietro da Danilo. Speriamo finisca presto. Guarda. Mamma mia. Dai, attenzione, buono, Rabiot. Riscatta sta stagione. Quadrado. Il cross in mezzo è buono. Eccolo. Gol. Incredibile. Ah!
non ci credo. Posso credere, ci credo, il culo di quest'uomo è insuperabile. Ma stavamo parlando di partite e vincere senza tirare in porta con un autogol, eh? Quasi l'avevo predetto, maledetto. Ragazzi, c'è da fare lui un TikTok. Ragazzi, lui TikTok di Edoardo. TikTok di Edoardo in cui diciamo serve un gol senza vincere, magari anche un autogol senza tirare. E poi lui l'ha già fatto. Allora, è successo Juve Genoa, gol di Quadrado, autogol, e Palermo Juve. Questa è la terza. Allegri ha vinto, io mi arrendo, basta. Ha vinto, il Angelo, contro... arrenditi! Sei circondato, sì, sì. Angelo! Ben incredibile, no, ragazzi. Mi arrendo e me ne vado a dormire. Tu, la commenti tu sta partita. Come, che cosa dobbiamo commentare? Io non lo so. Sì, cosa cazzo abbiamo visto? Cazzo? È finita? Non lo so. Ma che cazzo, due palloni in campo ora. Sì, vabbè, fischiare, è finito. Madonna, ragazzi, che cosa stiamo vedendo? Calcio. Incredibile. Io non ci posso credere. Sono felicissimo. Cosa sto credendo? È incredibile. È finita, o fischia, dai. È finita. È finita. Godo. E la Juventus vince 1-0. Incredibile, al Franchi. Dai, risultare tu, dai. Incredibile. Che culo, grande. Autogol di Venuti, l'avevamo detto che era una sega. Ragazzi, incommentabile. Rimettiamola. Aiuto. Vai, esultate, avanti. Aiuto. No, vi mandate. Che dobbiamo mandare? Le statistiche. Rimandate le statistiche di fine partita, perché ovviamente a proposito Guardiola si è espresso però sulle statistiche riferite ai giocatori, però ha sminuito un po' il ruolo delle statistiche nel calcio. Questa partita ci dimostra che le statistiche non contano un cazzo. Massimiliano, hai rotto tutto, hai distrutto il calcio. Complimenti, mi arrendo. Okay. No, perché ragazzi, con un tiro in porta, hai distrutto il calcio. Ma cosa ce n'è? Mineo, ti rispondo così. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Vai, così ti rispondo. Comunque io vorrei solamente dire una cosa, Venuti, dormi bene stanotte, mi raccomando. Mi chiama veramente, ma che gli fanno oggi a Firenze? Questa è la classica partita che se un bambino della Fiorentina è andato a vedere allo stadio, non so, cambia sport da seguire. Ma che cazzo è successo, ragazzi? Incredibile. Ho finito la voce. Era nell'aria comunque. Ma comunque no, l'abbiamo detto che la Fiorentina era nell'aria. No, ma dobbiamo trovare veramente la clip. La clip dove diciamo serve vincere senza tirare, quella lì. Mamma mia. Era nell'aria. No, io mi aspettavo un tiro al 92esimo, una mischia, una roba. Ma io mi aspettavo il gol di Vlahovic. Sì, mi aspettavo una roba. Così è proprio assurda. Così proprio non me l'aspettavo. Assurdo. Mamma mia ragazzi, grandissime emozioni, la Juventus quindi a questo punto è ad un passo, possiamo dirlo, dalla finale di Coppa Italia, lo possiamo dire, la Juventus è a un passo da giocare la seconda finale di Coppa Italia di fila, la terza, perché abbiamo giocato la terza, sì, la terza finale di Coppa Italia di fila, abbiamo vinto l'anno scorso con l'Atalanta a Reggio Emilia, e adesso, Maurizio, bravissimo! È la Juve di marzo questa, Maurizio. È la Juve di marzo. Fermi, c'è Lia in live. Lia, come stai? Okay. Lia! Come stai, Lia?
Se fosse un'altra partita mi starei vergognando. Sto godendo. Ma che cazzo te ne frega? Ma che facci? Ma che cazzo me ne frega? Così è anche più bello. Così, ma cioè, ragazzi, noi abbiamo fatto 180 minuti tra ieri e oggi, abbiamo visto un gol al 91esimo di autogol. Ma cosa ce ne frega? Ci siamo divertiti tantissimo. E l'Allegrate, mettiamo anche l'effetto Allegri, vai! Vai che godiamo, avanti! Abbonamenti, forza! Mago Max in chat! Tutti Mago Max in chat abbonati! Tutti Mago Max, avanti! Coward Bean è il primo! Pastore! Poi ancora, with buzzer beater, Mattia, Venutopoli, originaria, Bernardo, Filippo, Lukex, Allegrata, Mandrake, tutto. Ah, ho perso la voce, ragazzi miei. Pine, conduci te per un attimo, vado un attimo a bere. Un attimo, vai. Ma cosa c'è da condurre questa partita? Non c'è da condurre niente. No, comunque, io penso che veramente... Un peggior spot per il calcio italiano non poteva esserci, però per il cinema è stato ottimo. Io vedo, non so Dula come cosa ne pensa di tutto ciò. Io penso che è veramente l'unico modo per evitare un processo a una Juventus che veramente aveva fatto cagare una delle peggiori partite di tutto l'anno, completamente cancellato da ciò che è il risultato. Ma sì, gode. Ma sono quelle partite che ti fanno godere tantissimo perché hai fatto schifo, ma proprio schifo, e poi vinci con un autogol contro questi qui, cioè è una roba, cioè, è il delitto perfetto, proprio il delitto sì, perfetto, cioè allucinante. Ma no, io vorrei fare la bastardata di chiedere a Angelo l'analisi tattica della partita, ma mi manderei... No, vai a fare il culo. Chiedi a Lia, io non parlo più, io traghetto verso il post e non chiedermi nulla, parlate voi. No, allora io chiedo una cosa seria a Lia, tanto ormai è finita in casciara totalmente. No, ma con lo 0-0 a mio avviso il ritorno sarebbe stato veramente complicato perché la possibilità di pareggiare con un gol era altissima. Con 1-0 fuori casa, non so come la pensi te, ma se tutto va come deve andare, le possibilità ci sono di passare. Cioè, alla fine ci giochiamo una finale. Sì, lo 0-0 è come l'1-1 che abbiamo fatto a Villarreal. Era un risultato che un po' mi terrorizzava perché lì... sicuro avremmo provato a speculare magari con un golletto il primo quarto d'ora 20 minuti e poi camion parcheggiato davanti alla porta, però come abbiamo visto anche a Villarreal basta veramente poco per prenderne uno e a quel punto 1-1, 2-2, 3-3 la Fiorentina passava con i gol in trasferta. Così con l'1-0 non dico che non speculeremo, però un minimo di vantaggio ce l'abbiamo. Poi il ritorno mi sembra che è intorno ad primi di aprile, metà di aprile, penso mi sia sembra. Primi di aprile, penso sì, sì. Quindi, sì. Si spera anche di recuperare qualcuno e di approcciarla con una squadra un po' più decente, non con questi morti in campo che avevamo oggi, con tutto il rispetto per i morti. Sì, assolutamente. No, ma io dato che è tornato Fabio, concludo con una domanda. Io voglio che una alla volta mi provate a prevedere cosa dirà Allegri come prima frase in conferenza stampa. Fabio, prima. Innanzitutto c'è da fare i complimenti ai ragazzi. Più da così, che cosa deve fare? Aveva fatto una grande partita, non era facile. Ci sta questo. Io penso che dirà qui a Firenze non era facile. No, ma secondo me potrebbe dire innanzitutto non era facile. Dire, le assenze, l'ambiente, l'inesperienza di Ache. No, ma questo l'abbiamo letto bene i momenti della partita. Ma che cazzo hai letto, dai? Ma che cazzo? Oppure, innanzitutto, abbiamo bisogna fare i complimenti. Scusate, può dire questo? Innanzitutto, bisogna fare i complimenti a Venuti. Questo è giusto. No, invece, secondo me. Abbiamo sbagliato tecnicamente in qualche ripartenza. Coglierà l'occasione per continuare nella sua ideologia. Ne sono convinto di questa cosa. Magari in maniera più sottocutanea. Ma per dire, io ho ragione, la mia ideologia è giusta, non serve un cazzo giocare bene,
basta cogliere l'occasione, appunto, leggere i momenti. Sono sicuro che coglierà questa partita per farlo manifesto. Però allora, come è successo per Juve-Chelsea, Fabio? E se ci succede come per Juve-Chelsea? Però Angelo, io però arrivo a dirti questo. Se abbiamo visto anche noi abbiamo visto due partite in due giorni. Se questo funziona e in Italia funziona, non è manco colpa sua, Angelo. Non è manco colpa sua. Cioè, oggi ma Fabio, ma come funziona? Ma dai, cioè, è una roulette russa. Ma che cazzo è? Ma non è assolutamente, una partita, è assolutamente. Russa. Però il calcio italiano si merita questa cosa qui. Che cazzo è? Il calcio italiano se merita sta roba qui, cioè noi siamo contentissimi di aver risultato come dei vari. Però cosa ti cioè, ragazzi, alla fine, con tutto l'assenso, tutte le problematiche, l'ha vinta pure questa. Ha vinta pure questa. Che gli devi dire? Fabio, intanto vi saluto. Che sì, devo andare a Brescia. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Perfetto. Ciao. Allora, ma non abbiamo costruito dal basso, dice Gian, no, abbiamo costruito dal dietro proprio, non dal basso, dal dietro. Anche il gatto è d'accordo, J. Cooper. Allora, autogol a Firenze al 91esimo senza fare un tiro in porta su cross di Rabiot, di Quadrado, Pinelli tira fuori il prosecchino, ma se n'è andato Pinelli. Sì, ma direttore, noi vorremmo vincere in Europa. Dimmi. Vi saluto anche io. L'unico spunto che ho da dire veramente che mi è piaciuto tanto è Arthur mi è piaciuto veramente tanto il secondo tempo, il suo secondo tempo in fase propositiva, quantomeno, secondo me lo dobbiamo tanto ad Arthur e paradossalmente a Quadrado, che è inefficace in zona gol, però quantomeno crea scompiglio tra le maglie. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao Angelo, ciao. Ciao. Allora, Siuxil sta ridendo da 10 minuti, ma siamo tutti ridendo istericamente da 10 minuti. Intanto c'è il Kun in live. Kun, fammi un sorriso subito. Ma come l'abbiamo vinta, Kun? Con un autogol, solo così potevamo segnare questa sera. Era l'unico modo per segnare. È incredibile. Ti è piaciuta la partita, la Juve? Che vuoi dire? Dimmi qualcosa. Fabio, non posso usare i termini se no ci bannano il canale. Non posso dire niente se no ci bannano il canale questa sera. Allora, facciamo una cosa. Se c'è un abbonato che vuole entrare e godere con noi stasera, vinta di 15, c'è Lollo, me lo dica ora, gli mando subito il link in privato. Dai, vogliamo un abbonato per divertirci un po' stasera. Che cosa possiamo... Analisi non ne possiamo fare. Sentiamo un pochino... il vostro umore, se siete contenti, insomma, ragazzi, se vinci così in casa Fiorentina con questi qua che fischiavano Vlahovic nel possesso, secondo me alla fine te la godi pure, fai anche bene, cioè sono serate così un po' divertenti e ti godi quello che viene, no? Sport anche questo. Allora, a Parigi, è vero, a Parigi si gioca ora, alziamo la puttana con autogol di Cancelo, Cacciola, sarebbe calcio? Autogol di Cancelo? Sì, no, sarebbe la morte del calcio, però va bene, mi piacerebbe. Intanto c'è il mago, allora diteci anche che ha detto il mago. Allora, vorrei lanciarvi la domanda definitiva. Esce Ken e facciamo un tiro in porta, caso? Beh dai, non è colpa di Ken, però originaria, ha fatto fatica pure Vlahovic a tirare in porta. L'unica azione costruita di tutta la partita la facciamo al 91esimo, arriviamo in porta con un cross di Quadrado e facciamo gol. È l'unica azione costruita, Allora, la cosa che ha detto Max, prima c'era un sondaggio, c'è da fare i complimenti alla Fiorentina. Io avevo detto avvenuti, siamo andati quasi lì. Siamo lì. Vi ride pure il quello è. Va bene, a lei vi sta cercando di non scappiare dal ridere, dice il... Ma sì, ma come cosa puoi realizzare, ragazzi? Poi la squadra ha tenuto bene il campo, dobbiamo giocare meglio tecnicamente, questo non manca mai. Poi appena letto su Twitter Allegri se si buttava dalla torre l'11 settembre atterrava un materasso. Aspetta, live ancora, mi fai venire in live? Certo che ti faccio venire in live, certo, assolutamente sì. Io e i miei punti, Fabio, li ho beccati tutti. I miei punti li ho beccati tutti. Ha parlato di Ake, ha detto che non era facile, le assenze. Uh-huh. Tutti i miei punti li ho beccati. Io ti sto girando. Vabbè, di questo si poteva parlare, non lo so di questo. Complimenti per Danilo, stasera ha detto tutti bravi, ma Danilo straordinario. Concordate? Per me non era tra i migliori in campo oggi, da quello.
avrei messo altri, avrei messo De Ligt, Arthur e forse e basta, dai, che cazzo devo mettere? Lia? No, neanche io avrei messo Danilo. Oddio, fino al 91esimo sinceramente non ne avrei messo nessuno. Cioè, i migliori in campo siamo stati noi che abbiamo guardato questa roba per un'ora e mezza. Però non sì, Arthur, De Ligt, e basta. E Arthur neanche costantemente, cioè è andato molto a folate. Vlahovic per l'impegno, come sempre, per il fatto che comunque stava per far gol, perché quel pallonetto se lo metteva poco poco più alto scendeva giù il Franchi. Però Danilo sinceramente no, è un paio di partite che non mi sta entusiasmando, rimane lì nella mediocrità, non né carne né pesce. Ok, Kun, il tuo LB Man of the Match, intanto lo facciamo votare anche in chat. Chi è il tuo LB Man of the Match, Kun? No, questa sera mi è piaciuto Arthur. È l'unico, è stato l'unico centrocampo che ha fatto qualcosa. No, niente di eccezionale, però almeno si è mosso bene. E se devo dire qualcun altro, oltre a lui, De Ligt e Pellegrini. Perfetto, Pellegrini meglio di De Sciglio sicuramente. Dula, il tuo LB Man of the Match? Ma sì, io concordo con quello che hanno detto gli altri, anche per me Arthur e sì, De Ligt, vabbè, De Ligt ormai non fa più notizia e Pellegrini anche a me è piaciuto, ma anche, devo dire, anche parzialmente Cuadrado, perché ha fatto un po' le sue cagate. Però la punizione, la cosa lì, non ha fatto benissimo, però comunque ha dato quel dinamismo che ci serviva. Poi vabbè, è abbastanza in calo generale Cuadrado. Intanto c'è Mattia che ci venne a trovare durante l'acquisto praticamente di Vlahovic. Ricordiamo che Mattia vive a Firenze. Io ho portato Vlahovic io. Mi hai portato... No, adesso però mi devi dire qual è l'aria che si respira, non solo dopo Vlahovic alla Juve, ma dopo una sconfitta del genere da parte della Fiorentina. Cioè, ma cosa c'è nell'aria di Firenze? Io vivo abbastanza vicino allo stadio, infatti il mio quartiere, diciamo, è preso d'assalto da automobili che vengono a parcheggiare per la partita, quindi se ora guardassi fuori dalla finestra, non lo posso fare in questo momento, ci sarebbero sicuramente tutti i tifosi viola che stanno mestamente tornando a casa. Ma quanto hai goduto, Mattia? Quanto hai goduto? Perché tu immagini... Guarda, non puoi immaginare, veramente, è stata... Cioè, anche perché... Cioè, ho goduto con quella gioia di quando non te ne importa un cazzo. Cioè, quando... cioè era... avevi già dato per scontato il pareggio, per questa roba là è bellissimo, veramente. No, perché ci dicono, lascia, ci dice Mattia, escilo dal balcone e sventola tutto. Non so cosa si riferisce. Poi le regole di Twitch penso non lo consente. Esatto, ci atteniamo alle regole. Allora, Arthur Delitto. No, allora, LB Man of the Match, ragazzi, in chat, dai. Allora, la sera di Vlahovic con Romeo e ciao Mattia, se lo ricordano bene gli ascoltatori, Mattia, assolutamente. Ciao. Grazie ancora Mattia, ce l'ha portato lui. E merito di bene. Il culo di Allegri MVP, dice Slevin, a me è piaciuto molto Danilo, ci dice Siuxil, palesemente De Scoglio, adesso partite De Scoglio, con i nomi storpiati, migliore in campo, va bene, votate. Allora, ci dicono De Ligt, De Ligt, Danilo, Arthur De Ligt, Pep, Fabie De Ligt, Arthur, Liamo Scardel, Mago Max, Perin, Arthur e De Ligt. Ok, va bene. Quindi questi sono i vostri Arthur, Luca, Kaorbin De Ligt, Arthur, Bea De Ligt. Avessimo Kulovic in Europa, ma il problema è che funziona solamente sul nostro confine, ragazzi. Intanto Allegri ha detto la semplicità del gioco del calcio è smarcarsi. È una regola semplice, il calcio è semplice, quindi è giusto così. Vabbè, fare gol. Grazie. Premio Gatto. No, fare una domanda a Mattia. Mattia, è vero che oggi a Firenze non hanno portato la pasta nelle vie in cui i nomi ricordano i giocatori della Juve? Ma che è sta roba? La posta. La posta. Pasta cos'è? No, boh, non lo so, la sento dire per la prima volta adesso, non mi risulta. Ma poi, sì, c'era sta roba dei postini fiorentini, che da quello che ho capito è un'attività privata, cioè non è delle poste. Sì, è un'azienda privata che fa servizi postali.
che non portava la posta in determinate vie, tipo via Moggi, via della Chiesa, via... Ma esiste via Moggi? Via Moggi esiste a Firenze? Moggi, non Luciano, ma te. Via Agnelli, questo... via Bonisegna... Chi è questo Moggi della storia? Guarda, non so. Se vuoi te lo cerco, ti faccio sapere poi. Via Moggi, via Luciano. Comunque, mi ricorda Boris, Moggi, ero italiano. Via? Scusami. Comunque questo... Abbiamo una via Ferdinando Moggi a Firenze. Ora, e c'è anche vedere. Borgo Allegri, una roba così. C'è anche Borgo Allegri. Borgo Allegri, comunque questa notizia uscì anche l'anno scorso. Quindi mi sa che è di fake news questa. Ah, ma no, ma era la roba tipo come le uova di Pasqua a Napoli che venivano scoppiate. È stato un architetto e gesuita fiorentino vissuto nel XVII secolo. Beh, così abbiamo completato. L'angolo della cultura. Esatto. No, scusate, questo è un messaggio bellissimo. I postini, dimmi il nome. Dimmi il nome! Ci dicono che c'è via Tacchinardi, J. Cooper. Da Torino a Firenze solo per vivere in via Moggia del Reiter. In via Moggia si rompe la serratura e resti chiuso in chiave a casa. Tra l'altro a me non l'avrebbero portata perché dove abito io abito in via della Chiesa, quindi dalla Chiesa. Quindi a me non però dalla Chiesa è un eroe di Stato, non è Chiesa. Però se è Chiesa non si può. Non vale. Va bene, allora fermi. Darial Fran, buonasera, esco ora dallo stadio, tutti fiorentini siete oggi, voglio solo dire una cosa: il culo di Massimiliano Allegri. Allora chiedo a chi è rimasto più lucido della partita, Lia, ma alla fine di tutta questa serata cosa ti rimane oltre il risultato? Cioè la prestazione, alla fine con tutte le assenze, con tutte le attenuanti, sta Juve comunque compatta che ha tenuto il punteggio 0-0 e poi ha segnato, ti è piaciuta, ti ha fatto sorridere, ti ha fatto piangere, dimmi tu. Mi ha fatto piangere, cioè non penso possa restare nient'altro oltre al risultato stasera, perché letteralmente noi personalmente non abbiamo fatto un tiro in porta, il nostro tiro in porta l'hanno fatto gli altri per noi. Cosa può restare di questi 90 minuti, a parte, ripetiamo, le prestazioni occasionali di due o tre singoli, di cui uno deve sbattersi a fare lavoro per 10 perché il resto della squadra non riesce a supportarlo? Non penso possa salvare qualsiasi altra cosa che non sia questo bel 1-0 in trasferta. Ma possiamo costruire non chiaramente una cavalcata, ma è qualcosa che almeno può far morale per le due partite che ci mancano di campionato, Sampdoria, Spezia, Salernitana. Se non ti dà morale sta roba qui, non ti dà nulla morale. Io faccio sempre lo solito discorso e poi domenica faremo schifo pure con lo Spezia, lo so, sono un illuso, però voglio provare a trovare dei lati positivi oltre al risultato, che è positivissimo, perché ripeto, siamo praticamente in finale con sto 0-1, siamo praticamente in finale, possiamo dirlo, o non siamo in finale? No, non vi toccate. Oddio. Però. Dio. Non vi toccate. Mani in alto, mani in alto, mani in alto, per favore. Bravi, bravi tutti. Ma speriamo, mi sa che è l'unico trofeo che possiamo vincere, speriamo. No, ragazzi, io non vorrei dire, ma abbiamo fatto tutte, da 2 anni facciamo la cronaca della Coppa Italia, non abbiamo perso una partita. Ecco. Non abbiamo perso una partita. Ecco. Le mani in alto. Perché non le puoi far vedere? Questa no. Va bene. C'è il buon direttore. No, ma io a queste cose non ci credo, Andrea, non ci credo. Direttore, di questi tempi non è un bene essere positivi. Dai, per favore. Allora, io vado allo stadio domenica e solo vedere una cosa, il culo di Allegri, proprio il posteriore vuoi vedere. Proprio il posteriore vuoi vedere, Marco. Tra l'altro, vai, da Londra vai a Torino. Grande tifoso, Marco, complimenti. 22 tiri in porta, noi, 1 e un autogol. Horto Muso, Coward Bin. Al gol mi sono messo a ridere più che a risultare. No, ma è stata la stessa reazione nostra, Darial. Allora, Kun, cosa ti porti dietro dopo questa serata? No, oltre al risultato, niente, Fabio. Non si può salvare niente di questa serata. Soltanto magari la consapevolezza che oggi ti è andata bene, ma in Champions non sono cose replicabili. Non sono cose replicabili.
scusa, sfida andata e ritorno non è replicabile, una botta di... cioè, abbiamo visto Champions vinte pure con botte de culo, impresso, cioè Real Madrid non è che le ha vinte tutte. Ma il problema è che in Europa ci gira sempre tutto contro. Quindi, aspetta, chiedo a Mattia, che forse è più lucido di noi in questo momento. In Europa ci gira male perché in Italia ci gira troppo bene? È una domanda un po' filosofica questa. Io diciamo non credo nella... cioè la sfortuna non esiste, esiste il caso, che però appunto sono una serie di eventi distribuiti in maniera uniforme. Penso che in Europa servano prestazioni migliori rispetto a quelle che servono per vincere in Italia, questo sì, e forse noi ancora, anzi senza forse, per il momento ancora non siamo a un livello di prestazione in Europa che ci dia un po' di fiducia di andare avanti, cioè ce la giochiamo un po' così, così, senza, quasi con la 50-50, ecco, perché è una squadra che ancora può fare di tutto, può fare una bella prestazione e può fare una partita terrificante. Guarda che commenti che ci arrivano, comunque Allegri se l'è indicato il culo al fine secondo tempo, tutto tornava, ha chiamato lo schermo. Fabio, posso fare un esempio per spiegare, secondo me, la differenza tra la Serie A o il campionato, la Coppa Italia e la Champions League? Icone, prende il palo, quell'occasione Mbappé la butta dentro, dici. È un'altra qualità, ragazzi. Capito? È un'altra qualità. Però sul palo c'entra anche la qualità in Europa rispetto alla... ho capito, ma su un palo è veramente... Però stasera ha sbagliato tanto la Fiorentina, proprio in zona d'attacco ha sbagliato tutto. Sbagliano tanto, anche quando l'ha fatto entrare De Sciglio. Cioè, noi concediamo troppo, no, per dire, Fabio, che noi concediamo veramente troppo, anche difendendo come diciamo bene, no? Ad esempio, vedo ora l'occasione per Bonaventura che Perino gliela dà a porta vuota, Bonaventura tira in curva, però è porta vuota praticamente. C'è una diversa qualità in Europa, lì la paghi, qui in Italia magari c'è meno qualità e finisce come stasera, perché la Fiorentina può fare 3 gol. Ah, certamente. Quindi voi dite la qualità che si pesa in maniera diversa tra campo europeo e campo italiano è quello, sì, che alla fine fa la differenza la maggiore. Va bene, Lia, la vedi così pure tu? E in Italia ci possiamo permettere di giochicchiare perché gli altri non sono così forti da poterci impensierire da quel punto di vista. Anzi, i singoli ci abbiamo anche noi con Vlahovic, che abbiamo preso proprio dalla Fiorentina, per esempio. Sì, di base sì, Champions, come ha detto Matteo, magari ti trovi, per fare un esempio stupido, Neymar che te la spara sul palo, però poi Mbappé all'azione dopo te la scaraventa in porta invece di buttarla in curva come ha fatto Bonaventura. Soprattutto adesso a ottavi, quarti e semifinali c'è un cinismo clamoroso in Europa che noi ancora non abbiamo. Noi ci mettiamo 10 occasioni da gol a farne uno, a farne mezzo. Qua ci sono squadre che in 10 occasioni te ne fanno 12. Per il non gioco che abbiamo e per la nostra tendenza a pensare sempre troppo, invece di provare a pensare un po' di meno, a giocare un po' di più, non ti puoi permettere di fare quello che stai facendo. Non ti puoi permettere di dire, ok, ha preso palo, io vado avanti a non fare quello che non sto facendo, e tanto prima o poi il golletto lo faccio, perché mentre tutti aspettano di farlo tu, te ne fanno 4 gli altri. Assolutamente. Allora, leggiamo. Nel secondo tempo siamo stati più bilanciati in campo, comunque è mancata la qualità, però abbiamo avuto Arthur come buon metronomo. Siete d'accordo, ragazzi? Io credo che nel secondo tempo loro siano calati molto, ed è una costante delle squadre italiane, anche a Spezia era così. E poi quando tu sei a 0-0 contro la Juventus e loro, ripeto, hanno un potenziale, loro nel senso noi abbiamo un potenziale da far spavento almeno sul campo italiano, e ben lì poi dici, io ho creato tanto, sono stato ad un passo dal vincere, sono ancora a 0-0, me la faccio un pochino addosso. Chiedo a Dula e anche a Mattia, e questa è un po' la chiave del match, se vogliamo. Sì, sono d'accordo, mi ero ricordato un po' cosa era successo contro l'Inter, dico la Fiorentina, che quest'anno contro l'Inter aveva fatto un primo tempo allucinante, era andata anche in vantaggio, poi nel secondo tempo ha perso 3-1, e la differenza è che ai tempi l'Inter viaggiava molto meglio di ora,
e gli fece 3 gol. Noi ne abbiamo fatto 1 con un autogol, però è vero, cioè questa mancanza appunto di equilibrio nel tenere i ritmi da parte della Fiorentina, e sì, sicuramente poi anche Allegri, aggiustando con l'ingresso di Cuadrado, ha sistemato le cose, perché veramente come nel primo tempo non si poteva circolare, e l'aveva capito anche lui, almeno per cercare di non finire 0-0, visto il ritorno e ancora la regola dei gol in trasferta. E questa è un po' la chiave, Mattia, singoli migliori da parte nostra, loro sembra... Scusa, volevi finire? No, vi ho detto no, è proprio questa la chiave, la loro intensità che è calata nel secondo tempo e poi in qualche modo, ripeto, in maniera molto fortunosa noi l'abbiamo sbloccata, ma quando tu vedi 0-0 e hai fatto una gran partita e mancano 10 minuti e l'altra squadra è generalmente più forte, ti viene un po' il braccino, sì, sì. Mi viene da pensare, no? Secondo me abbiamo giocato in maniera molto simile a quando li abbiamo affrontati in campionato. Anche lì abbiamo puntato principalmente ad annullarli. Magari siamo stati un po' più incisivi in attacco, insomma, perché comunque eri nello stadio, eri in casa, e quindi comunque un po' più di spinta ce l'avevi magari. Stasera siamo stati un po' più passivi, però il piano gara mi sembrava chiaro, ecco. Prima di tutto non prenderle, poi se proprio vogliamo andare avanti proviamo a fare qualche azione, e le azioni sono state veramente poche, però sono convinto che Max Allegri è soddisfatto stasera. Ah, certo. È la sua partita perfetta. Assolutamente vero. Comunque secondo me lo 0-0 non faceva schifo, visto la nostra rosa, dice Mirko. E intanto c'è una sub, quindi ringraziamo il nostro amico Escobar. Here comes the money. Grazie mille, 2 mesi con Live Bianconera, abbonamento rinnovato, ci dice questo messaggio, dai, grazie mille per il tuo abbonamento rinnovato con Amazon Prime. Ragazzi, se ci sono ultimi abbonamenti, altri rinnovi, fatelo, perché noi faremo un post, continueremo, però sarà un post non lunghissimo, ecco, perché siamo anche un po' stanchi. Allora, vediamo, i Benex, quanto ci scommettiamo che dopo la prestazione un po' nascosta, Allegri lo metterà tra un'altra morte di Papa? Ovvio che dopo l'insediamento di quando la squadra ha iniziato a girare un po' meglio, ma spero che non lo valuti solo dalla singola prestazione, spero di vederlo ancora in campo quel ragazzo, bisogna dargli fiducia, cosa che a me il mister al momento non dà, o perlomeno ne dà poca. Vi è piaciuto? A che, ragazzi, secondo me era abbastanza fuori ruolo, il quinto non l'ha mai fatto, cioè è difficile anche chiedergli di più al ragazzo. Lia? No, ingiudicabile oggi, ruolo non suo. Ho sentito in telecronaca che al 20° aveva già fatto più minuti di quanti ne avesse fatti finora in stagione. C'è l'altra partita, l'ha messo verso il 70° di un'altra partita di Coppa Italia che stavamo vincendo e stravincendo. Oggi l'ha buttato in campo a Firenze, che storicamente è un campo difficile per noi. Stasera fischietti, cori, striscioni. Sei un professionista, ma è anche un ragazzino, è normale che abbia avuto un po' le gambe che tremano. Secondo me stasera proprio ingiudicabile, non dico che vorrei rivederlo titolare al ritorno per togliergli la paura e potersi rifare di questa prestazione, però non bruciamolo così in fretta. Né era a un livello infernale, ci dicono. Non bruciamolo né a livello di giudizi da parte nostra, da parte di Allegri, né a livello di partite in cui provarlo in campo. Bisogna essere intelligenti anche in questo. Tu non prendi un ragazzino e lo metti in finale di Champions League o in una semifinale di Coppa Italia a Firenze dopo che ha fatto un quarto d'ora di partita nel resto della stagione. Intanto chiedono a Mattia in che zona abita. Non so se Mattia vuole rispondere. No, è Campo di Marte come quartiere. Ho capito. Andrea, devi sapere che Andrea vive a Minneapolis, però va alla ricerca di tutti gli juventini in Toscana possibili. Lui è proprio... Okay. C'ha il radar per gli juventini toscani, quindi ti ha chiesto questa domanda qui. Pep dice che secondo lui Marley che dovrebbe giocare ancora domenica. Non credo che recupereremo chissà chi. Forse potrebbe recuperare Dybala domenica, però non sappiamo ancora il report medico. Ma i fischietti distribuiti al Franchi e ai fiorentini, imbarazzante. Tifo viola sempre peggiore. Ragazzi, sono cose che ci stanno. L'importante è che poi alla fine il risultato premi noi. Io pensavo che segnasse. Io ero convinto che segnasse Vlahovic. Ero convinto, poi alla fine non ha segnato più. Valutiamo appunto la prestazione del protagonista più atteso. Come vi è sembrato Dušan, ragazzi? Chiedo al Kun, poi Dula, faccio un pochino il giro.
Guarda, guarda Fabio, secondo me questa sera lui non ha fatto benissimo questa sera, però sì, soprattutto nel primo tempo è stato lasciato troppo solo davanti. Aveva contro due che lo conoscevano bene perché hanno giocato con lui fino a un mese fa, e giocare così non lo ha aiutato di certo. Ci sta. Dula, che voto gli daresti? Ma... che partita hai fatto, Dujon? Ma allora, ma gli do la sufficienza semplicemente perché si stava inventando un altro gol dei suoi. E... ma ha fatto una partita, sì, tosta, e... dura, complicata, anche perché avendo contro gente che ti conosce e anche per il tipo di partita che abbiamo fatto noi, non poteva che essere difficile, però comunque, cioè, alla fine... tiene sulla squadra, si è preso qualche fallo quando glielo fischiavano, quindi complessivamente io dico sufficiente, ovviamente niente a che vedere con Empoli, ecco. Matte, che voto gli dai a Dujon stasera? Non puoi dire che non si sia impegnato, cioè più di così che deve fare sto ragazzo. Sei mutato, occhio, sei mutato, Matte, sei mutato. Era una partita difficile per lui, era una partita difficile, emotivamente una partita difficile. Secondo me l'ha giocata anche bene, però l'unica occasione che ha avuto se l'è creata da solo praticamente con un lancione lungo facendo a botte. Mal servito, però una sufficienza ci sta, cioè almeno è l'unico che ha fatto, l'unico tiro in porta che abbiamo fatto. Ah, certo, certo. Ronny ci dà un assist perché dice per Dusan c'era da chiamare i Ghostbusters. Me la metto la base dei Ghostbusters, Ronny, tranquillo, io c'ho tutto. Non mi servire questi assist, Ronny. Va bene, leggiamo ancora. Meglio di Ken, comunque, sì, 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 meglio di Ken. Ecco perché preferisco il basket al calcio, perché per vincere devi attaccare oltre che difendere. Saluti dal Taiwan. Dal Taiwan, wow, grazie mille per il tuo ascolto, complimenti. Sarà fan di Jeremy Lin. Sarà fan di Jeremy Lin, certo, certo. Che voto gli dai, Mattia, a Dujon? Ti è piaciuto stasera? Allora, io, cioè, premesso che è stata una partita molto difficile per lui e quindi non era complicato, secondo me stasera, senza che questo nulla tolga alla grandezza del giocatore, che è immensa, e ringrazierò sempre chi ce l'ha portato, quelli che ce l'hanno portato veramente, intendo. Però secondo me stasera siamo nella prima prestazione che è in territorio insufficiente della sua carriera in bianconero, che secondo me non è un dramma, voglio dire, ci sta, tutti, anche i campioni fanno le partite insufficienti a volte. Secondo me stasera, al netto delle difficoltà, ha sentito molto l'ambiente, gli è riuscito molte meno cose che normalmente gli riescono, quindi secondo me io stasera gli darei più un 5,5, ecco, che un 6, senza nulla togliere, come ho detto, al giocatore. Peggio di Torino, secondo te? Secondo peggio me di... ora fammi ricordare la partita, più o meno simile, però secondo me, cioè, col Torino mi ricordavo che fosse andato al tiro qualche volta di più, ecco, stasera veramente ha fatto un tiro rimpallato, penso, alla fine del primo tempo e nient'altro. Ripeto, la squadra non l'ha aiutato, però insomma, lui è anche uno che a volte si carica un po' la squadra. Stasera non è successo, ma insomma, non ne farei nessun dramma. Era emotivamente difficile per lui, penso. Scusate, Juve Club fa battute da bagallino, però lo perdoniamo perché ci siamo. Siamo io tutti, l'ho fatto anche ai miei amici su WhatsApp, ai miei amici Viola su WhatsApp. E tanto no, aspetta un attimo. È venuto in mente a tutti, dai. No, ma voglio sapere però la reazione dei suoi amici della Viola. Ti hanno mandato a quel paese. Allora, dai. Io ho scritto alle 22:58, quindi ormai siamo quanti minuti, cioè quasi mezz'ora fa. Noi siamo venuti, non so voi, e ci sono zero risposte. Erano allo stadio, per caso, loro? Come? Erano allo stadio, loro? No, sono amici tifosi, ma non erano allo stadio. Io sono in un gruppo con Telegram con dove ci sono tra gli altri due tifosi, due di Firenze che tifano la Fiorentina,
appena finita la partita ho scritto ora potete tornare a consegnare la posta e uno dei due è uscito dal gruppo, cioè. No! La prendono no! bene, la prendono bene. Vabbè, non gli hai postato la bistecca, che quello sarebbe il massimo, va bene. Un boomer proprio. Sì, un po' da boomer, effettivamente sì. Derial, il gruppo dell'università che sta esplodendo, ma raccontaci, Derial, in che senso? Che stanno dicendo? Chiaramente nel limite del consentito. Finalmente abbiamo vinto una finale di Champions, Andratus. No, vinceremo la finale di Coppa Italia quest'anno, vinciamo solamente quello. Grande duro, dice Jay Cooper. Allora, vi leggo semplicemente un piccolo di estratto di Allegri, che tra l'altro è anche giustificato, ma lui è un player's coach. La prestazione di Ache ha detto l'ha tolta alla fine del primo tempo, ma se devo da fare non era facile una partita complicata come questa. Tutti bravi, Danilo straordinario, ha dato l'esempio, livello altissimo per lui, c'è da fare complimenti alla Fiorentina perché ha fatto una bella partita, partita bloccata, abbiamo subito nel primo tempo su due contropiedi, nel secondo tempo la stessa roba, in queste situazioni abbiamo provato a prendere gol, fortunatamente non ci siamo riusciti, perché abbiamo fatto una buona difesa, ci sono stati degli errori tecnici nella conclusione da parte loro, però la squadra ha tenuto bene in campo, in situazioni normali non abbiamo rischiato niente. È proprio un mantra di Allegri questo, è proprio dai tempi di... Abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, dovevamo giocare meglio tecnicamente l'ultimo passaggio, potevamo forse fare gol prima sulla palla di Guardato che ha tirato in porta, ci sono state un paio di situazioni dove abbiamo sbagliato la scelta, vincere però a Firenze non è facile, abbiamo dato un segno di maturità, perché comunque era una partita difficile, ci mancavano tanti calciatori. Mi chiedono che se era arrabbiato nel secondo tempo, gli ho detto che lui non risponde, cioè, difensivamente abbiamo fatto bene, perché a parte i 3-3 non è che abbiamo avuto subito... Non abbiamo subito tante robe, anzi poco, abbiamo difeso in modo ordinato, mi sono piaciuti come si sono difesi, ci siamo difesi anche, parla solo di quello, ci siamo difesi anche molto alti, perché stasera la palla credo sia stata molto nella nostra metà campo, quando l'avevamo noi e molto nella loro metà campo, quando l'avevano loro, non si capisce la trascrizione di tutto Juve qui. Abbiamo sbagliato le scelte, ultimo passaggio, Quadrato si è rifatto della scelta sbagliata che ha fatto quando ha tirato, mettendo quella bella palla in mezzo, va bene. Rissa tra giornalisti, che rissa c'è stata, l'Airo. Guardate l'ultimo video di Nati per vincere su dove si rivolge ad Allegri chiedendogli dammi un terno. Dici che ha ucciso Kennedy. Diccelo che ha battuto le Torri Gemelle. Ferma questa guerra tu puoi con questi poteri divini. Ha ragione. Ah, ormai sì, ora siamo nel mistico. Mago Max in chat. Vai abbonati. Allora, intanto Derial ci risponde del suo gruppo universitario. Il primo messaggio dopo il gol è stato Lorenzo Venuti, Montevarchi è un calciatore italiano, difensore della Fiorentina, il resto meglio non dirlo su Twitch, visto che c'è gente che era pure in curva. Grazie. Ci hai pensato, grazie mille. Bravi col mago, bravi col mago, bravissimi, bravo Tommy Luca, bravi tutti. Una squadra normodotata stasera vinceva 3-0, dice Escobar. Ok, che partita ha visto? Ma lui ragiona per il calcio che ha in mente lui, non ragiona con quello che ti piace a te, ma è anche giusto che sia così. Nel senso, lui sa fare quella cosa lì, poi ti può piacere, ti può non piacere, ma è così. Bravo Escobar, bravo, per abbonato già con le faccine, bravo Filippo, bravo Originalia, Nati per vincere il miglior showman d'Italia, siamo d'accordo su questo. Va bene, direi che noi possiamo anche concludere qui. Ringrazio Mattia che è stato con noi in live, l'abbiamo chiamato in corsa, grazie Mattia, ma ci porti solamente, ci porti soltanto belle serate tu. Esatto, io vengo nelle sere facili. Esatto. Grazie al Kun. Grazie a voi e buonanotte. Che stai per dire? Stavi dicendo qualcosa di brutto? No. Ciao Lia, grazie. Ciao ragazzi, buona serata. E buonanotte ai due eroi, aspettate che vi metto l'effetto, ai due eroi che hanno fatto la cronaca con me. Matteo Saverio Cacciola, eroe pure lui. E al Dula, ciao Dula. No ragazzi, alla prossima. Buonanotte a tutti. Squadra gloriosi, tifosi gloriosi, dalla bianconera è tutto. Ciao ragazzi, ciao.